man sta, då var stan i hos. Kom med Kelly i höla di minica mattina, och väl är agitat när mäter la marina. La partida är vicina. Nel bere il caffè, un po' me che distende, ma le che go sbagliate nel mettere le medande. Me che pone le domande. E mette ho la sciarpitina, e poi de la radiolina, e poi prepara i cioccarì, poi, tra quattro il paradì. E che per mi chiede com'è, poi de her soprina me te. Siamo là, e qualche nome pure, un hamper in più tanci, con che io il club ho proprio tolleranci, perché ho noteri più granci. E rete che la sciarpitina, e poi le la radiolina, e poi prepara i cioccarì, tra quattro il paladì, e che la bicchiere con me. Ladies and gentlemen, with us, Milva Cervoni! È difficile suonare la batteria, meglio! Buonasera, ben ritrovati! È iniziato l'autunno, però state attenti perché le foglie non sono l'unica cosa che cade in questo periodo. Ben ritrovati, siamo nello studio 2 di RTB Network a Brescia, pronti a iniziare una nuova puntata di Dodicesimo in Campo, ma tra poco ci trasferiremo nello studio 1 insieme ai nostri ospiti. Vi ricordo come sempre che da quest'anno siamo in onda il lunedì sera in diretta dalle 20.20 alle 22.30, ma chi era abituato a seguirci il martedì può continuare a farlo perché il martedì sera siamo in replica alla stessa ora, ma ricordate, per il solo mese di settembre siamo in replica sul canale 72 e sul canale 213, da ottobre il martedì sera siamo in replica solo sul canale 213, però siamo in replica anche il mercoledì mattina all'alba e il mercoledì pomeriggio alle 15.30, poi potete rivedere la puntata su YouTube, su Facebook, insomma poi Barbara ci racconterà tutto. Di che si parla questa sera? Come sempre in apertura Fabrizio Zanolini ci racconta tutti gli ultimi avvenimenti in casa delle rondinelle. E poi sentiremo al telefono dal ritiro del Brescia Valerio Di Cesare, visto che la settimana scorsa è stato al centro di numerose polemiche, peraltro la bomba era scoppiata proprio qua nel nostro studio, quando al telefono avevamo sentito il presidente della Virtus Entella, Antonio Gozzi. Visto che Valerio Di Cesare ha passato una settimana sicuramente difficile, ci sembrava giusto sentirlo, salutarlo, sapere come sta, se si è ripreso, ma a giudicare dalla prestazione di sabato possiamo dire assolutamente di sì. E per quanto riguarda sabato, vedremo le immagini che abbiamo realizzato sugli spalti in occasione di Brescia Ternana, spalti peraltro coloratissimi, se ce la facciamo, visto che abbiamo delle immagini della scorsa estate che ancora non abbiamo visto, questa sera vedremo insieme quello che abbiamo realizzato in occasione dell'amichevole che il Brescia ha giocato a Montichiari con la squadra di casa.
Vedremo anche le ultime due parti della lunga intervista che Franca ha realizzato la scorsa settimana con Luigi Ragazzoni. E poi, ci vogliamo far mancare i collegamenti? No! Sentiremo in collegamento da Bari Alberto, che ci racconterà la versione dei tifosi del Bari a proposito di quello che è stato denominato il primo ultras, il primo daspo di gruppo dell'era Alfano, insomma. E poi sentiremo in collegamento da Bergamo Daniel per la curva Nord Bergamo, perché lì è iniziata una raccolta di firme molto importanti per chiedere che vengano reintrodotti negli stadi gli strumenti per fare il tifo. Insomma, abbiamo molte cose come sempre di cui discutere, quindi mettete da parte il telecomando, rimanete con noi e partiamo subito con Fabrizio Zanolini alla rubrica Terzo Tempo. Bentrovati. Non sono bastate 28 conclusioni verso la porta umbra perché il Brescia avesse ragione di una ternana letteralmente rintanata in difesa del più bugiardo 0-0 della storia recente delle rondinelle. Tanti rimpianti, almeno 6 le occasioni gol che gridano ancora vendetta e obbligano a recitare il mea culpa, così come la recriminazione per le decisioni arbitrali. Almeno 2 dei 4 rigori richiesti parevano proprio, anche a bocce ferme, esserci ed è come. Potere o meno del caso di Cesare che ha tenuto banco in settimana? Non è dato sapere, ma certo che il sospetto resta. Penalti a parte, e dici niente, il signor Gersini ha tenuto comunque una condotta di gara uniforme, nel senso che non ha avuto due pesi e due misure nel giudicare le varie situazioni di gara, tanto che non ha risparmiato 2 gialli in 45 secondi a Vitale, che ha lasciato il Brescia in superiorità numerica per tutto il secondo tempo. Questo ha inasprito, se mai possibile, visto anche che in 11 difficilmente i rossoverdi hanno superato la tre quarti, la difesa a oltranza di Tesser, e di fatto hanno aumentato i rimpianti di Zambelli e compagni per non essere riusciti a conquistare l'intera posta, che, ripensando e riguardando l'intero match dominato in lungo e largo, sa tanto di peccato mortale. Un attacco, quello del Brescia, a secco da 4 partite. L'unico gol realizzato fin qui è quello di un difensore, Valerio Di Cesare, nell'1-0 di Chiavari, dopo un precampionato, una team cup scoppiettante. Un digiuno che rischia di intristire e di innervosire le nostre punte, soprattutto quel Daniele Corvia, protagonista assoluto dell'estate biancazzurra, mai così al top in fatto di condizione e cinismo sotto rete, e che ora l'ansia da gol sta rendendo meno lucido, ma non meno presente. Fattore questo incoraggiante, visto che dai piedi di Daniele sono passati molte delle opportunità da rete di queste prime 4 partite stagionali. Ci sarebbe voluta una giocata di fantasia, ci sarebbe voluto l'assist di Platino, ci sarebbe voluto uno come Felipe Sodigna. Detto, fatto. Perché un pensiero del genere lo deve aver fatto anche mister Ivo Iaconi, visto che alla ripresa dagli allenamenti di ieri mattina è terminata la pena del brasiliano, riaggregato in squadra dopo 2 mesi tondi da quel colpevole ritardato rientro del 21 luglio scorso. Quanto ci vorrà per rivederlo in campo è da capire nei prossimi giorni di lavoro, ma l'obiettivo è quello di poterlo avere a disposizione tra 2 o 3 partite al massimo. E ci vuole il miglior caracciolo. Al palo con l'entella per il problema polpaccio è partito dalla panchina con la ternana, salvo poi essere gettato nella mischia nell'ultima mezz'ora, dove ha tenuto in apprensione l'intera difesa, colpendo anche una clamorosa traversa, capitalizzando così alcuni degli innumerevoli cross dalla destra di un Sestu moto continuo. Senza dimenticare l'ottima solidità difensiva, perché a fronte di un solo gol fatto, è pur vero che anche sono soltanto 2 quelli subiti fin qui. Ma è già tempo di pensare alla prossima. Il Lanciano ospita domani sera nella seconda consecutiva a Rigamonti per il primo turno infrasettimanale del campionato. Ivo Iaconi è propenso a riproporre lo stesso 11 visto con la Ternana, con la probabile variante di Benalì per Scaglia o Bentivoglio, anche se pare più probabile la conferma dal primo minuto dell'ex Chievo, che verrebbe spostato sull'interno sinistro. Per Lairone, non ancora in perfette condizioni, ancora inizialmente alla panchina, con la speranza che non serva buttarlo nella mischia, visto che il prossimo impegno di sabato a Perugia è vicino e servirebbero altri giorni di lavoro specifico per riaverlo al meglio. Gli abruzzesi, 5 pappine in casa dal Frosinone l'altro ieri, arriveranno arrabbiati. Noi, dopo aver buttato le ortiche 2 punti sacrosanti, dovremmo esserlo di più. Dimostriamolo. Alla prossima.
Fabrizio Zanolini, come sempre puntuale e preciso nel raccontarci tutto quello che succede in casa delle rondinelle. La prossima partita in casa domani sera, lo sapete, con il Lanciano, e poi sabato prossimo si andrà a Perugia, quindi ci aspettano insomma due incontri importanti. Non appena saremo pronti, avremo il collegamento con Di Cesare per sentire insomma dalla sua voce come è andata questa settimana, poi se è vero, insomma, come dice Zanolini, che magari l'arbitro sabato diciamo che non è stato proprio dalla parte del Brescia, non molto favorevole a noi, probabilmente lui dice in seguito quello a quanto era successo in settimana appunto per la questione di Cesare. Staremo a vedere. Allora, in attesa che il collegamento con Di Cesare sia pronto, ci fermiamo un attimo, c'è il break pubblicitario, poi ci ritroviamo subito ancora in studio, nello studio 2, non perdetelo. Ho preso i würstel. Hai controllato che siano di carni italiane? Eccoli, di carni italiane. Hai controllato che siano senza polifosfati aggiunti? Eccoli. Sono i nuovissimi würstel della centrale del latte di Brescia. Solo carni italiane, senza polifosfati aggiunti, affumicatura naturale con legno di faggio, senza glutine e in più... Sorpresa! Sono fatti con latte fresco di alta qualità della centrale. Ti meriti proprio un bacio. Würstel della centrale del latte di Brescia. La parte più fresca di noi. All'interno dell'azienda agricola Provini troverete, oltre ad un'ampia scelta tra piante decorative da interno ed esterno, un vastissimo assortimento di semi, bulbi, piante aromatiche e piantine da orto di altissima qualità, nonché produzioni che porteranno prodotti sani e buoni sulle vostre tavole in tutti i periodi dell'anno. Vengono realizzate inoltre stupende composizioni floreali, sempre originali, adatte a qualsiasi gusto ed occasione. Venite a trovarci a Montichiari, in Viale Europa 47. Aperti tutti i giorni, anche domenica mattina. Eccoci ritornati in studio, dovremmo avere in collegamento telefonico Valerio Di Cesare, ce l'abbiamo, pronto? Sì, buonasera. Ciao Valerio, benvenuto, buonasera. Buonasera. Allora, tutto bene? Siete in ritiro? No, non siamo in ritiro. Tutto bene, ma non siamo in ritiro, il mister ci ha lasciato a casa. Bene, senti Valerio, dai, sei stato un po' al centro di una serie di polemiche la settimana scorsa, però sabato abbiamo visto dalla prestazione che il periodo nero non ti ha toccato, quantomeno l'hai superato bene. Ma sì, diciamo che sabato è andata bene, però comunque è stata una settimana dura perché comunque è successa una cosa gravissima che mi ha toccato alla fine. Quindi, immagino. Però per fortuna in campo non ha inciso, insomma. Sì, no, ci spiace perché immagino che sia stato un momento difficile per te. Poi, insomma, vabbè, le immagini le abbiamo viste, abbiamo visto che il fallo tuo non era volontario, credo che poi tu ti sia sentito col bandazzedue. Quindi, sì. Al di là di quello che gli è successo, gli facciamo un grosso in bocca al lupo, però... Ci piaceva sentirti perché avevamo sentito poi la presidente della Virtus Entella, era giusto sentirti anche perché era un momento davvero, credo sia stato brutto per te, ti è arrivato addosso un po' di tutto nei giorni scorsi, però hai dimostrato forza. Sì, sì, no, no, diciamo che sinceramente non me l'aspettavo, nel senso che purtroppo sono cose che capitano, io sicuramente non volevo fare quel fallo, però comunque secondo me la cosa che mi ha dato... particolarmente fastidio è che è stata che l'unico che poteva secondo me massacrarmi era stato il giocatore, era il giocatore e non l'ha fatto, anzi mi ha difeso. È una bella cosa questa, no? Sì, no, no, infatti, però sinceramente non mi aspettavo che tutto il resto, dai giornalisti a tutti quanti, insomma, mi abbiano trattato così come, ne so, un macellaio, eccetera, eccetera. Non me l'aspettavo sinceramente. Beh, però in questo mondo... Sai che sì, purtroppo sì, può succedere. Purtroppo, no, lo so. Però ti sei riscattato alla grande e poi sabato insomma hai zittito tutti. Al di là del fatto che purtroppo non si è vinto, però tu sei stato forse insieme a Zambelli uno dei migliori in campo.
No, sì, sono contento per come sta andando, insomma. Anche se mi spiace che sabato potevamo sicuramente ottenere 3 punti, però purtroppo questo è il calcio. C'erano i 2 rigori sabato? Ma io ne ho visto uno sicuramente su Andrea Caracciolo, l'altro su Valodi ci poteva stare non, però secondo me uno sicuramente c'era, però è andata così ormai. Ecco, senti, qualche giornalista sostiene che forse l'arbitro sabato è stato anche un po' di parte, non la nostra, magari proprio a tutta la polemica che c'era stata in settimana. Noi vogliamo sperare chiaramente che non sia così. È vero che l'arbitro ci ha fatto un po' arrabbiare sabato, perché in alcune occasioni, insomma... Sì, ma non solo sabato, nel senso che purtroppo capitano queste cose. Da quando sto a Brescia, un anno che sto a Brescia, diciamo che è successo parecchie volte, insomma. Senti, per domani siete belli carichi? Sì, anche perché è una partita importante per noi, vogliamo riscattarci dal pareggio con la Ternana e vogliamo sicuramente ottenere 3 punti. Beh, diciamo che fino adesso i 3 punti che abbiamo avuto sono grazie a un tuo gol, poi. Non ho capito, scusi. L'unica vittoria è il tuo gol. Sì, è un po' strano che sono il golatore della squadra, ma sicuramente adesso pian piano, secondo me, Andrea e Daniele, secondo me, si sbloccheranno, anche perché li hanno sempre fatti i gol, quindi sono sereno, perché abbiamo 2 grandi attaccanti e dobbiamo stare solo che tranquilli. Beh, diciamo che l'anno scorso è stato un anno non tranquillo, anche perché ci sono state tante vicissitudini a margine della squadra, società, quant'altro, che magari non vi hanno aiutato tantissimo. Quest'anno c'è stato qualche cambiamento, però c'è molto entusiasmo in più intorno a voi da parte dei bresciani. Sì, si vede anche allo stadio. Comunque penso che rispetto allo scorso anno ci sia molta più gente, e per noi penso è anche bello giocare così, no? Perché comunque ti danno una grossa mano. Adesso sta a noi, però sta a noi, perché dobbiamo sicuramente, come ho detto prima, riscattare il pareggio di Terni, e dobbiamo vincere, anche perché giochiamo in casa, per poi andare a giocare sabato a Perugia e giocarci alla grande contro la prima in classifica. Quale partita ti spaventa di più? Oddio, tutte mi spaventano, perché la Serie B è strana. Iniziamo da questa e poi penseremo al Perugia, che sta facendo comunque un grande campionato. Però pensiamo prima a questa, perché è importante prima fare i 3 punti domani sera. Senti, in cuor tuo c'è un obiettivo che ti sei prefisso, dire quest'anno potremmo arrivare a... Ma io l'obiettivo ce l'ho, però me lo tengo per me. Per scaramanzia. Sì, no, me lo tengo per me. Anche perché lo scorso anno, appena sono arrivato, ho detto che volevo tornare in Serie A e sapere tutti come andava a finire, quindi... Ma io che me lo tengo per me. Beh dai, magari quest'anno con qualche problema in meno, qualche polemica fuori dal campo chiaramente in meno, magari se vi lasciano un pochino più tranquilli, magari... Ma speriamo, noi comunque ce la metteremo tutta per far bene, insomma. Va bene, Valerio, in bocca al lupo, ti lasciamo perché domani avete una gara importante, e vabbè, incrociamo le dita, noi domani ci saremo, e comunque vada, la cosa che apprezziamo di voi è il fatto che state lottando. Ok, grazie. Ciao Valerio, buona serata. Grazie, arrivederci. Va bene, insomma, noi dicevo la settimana scorsa la bomba è partita proprio da qua, perché nessuno si aspettava che il presidente Gozzi facesse quelle esternazioni. È chiaro poi che il giocatore dell'Entella ha subito un grave infortunio, però come diceva poi lo stesso Di Cesare, è stato poi l'unico che l'ha difeso, riconoscendo il fatto che non si trattasse di un fallo volontario. Vabbè, vedremo che ne sarà domani del nostro Brescia. Intanto ricordo che l'appuntamento allo stadio è per, credo, le 20:30, poi mi informo meglio. Però speriamo ci sia tanta gente a continuare a sostenere il Brescia, perché comunque è un momento un po' difficile. Brescia ha bisogno di sbloccarsi, soprattutto in casa, e quindi se c'è una cornice adeguata sicuramente è tutto più facile. Continuando a parlare di Brescia, la settimana scorsa abbiamo sentito le prime 2 parti di una lunga intervista che Frank aveva fatto con Luigi Ragazzoni, che in questo momento è l'amministratore unico del Brescia. Il Brescia di fatto è commissariato, in questo momento il numero 1 del Brescia è Luigi Ragazzoni, revisore dei conti, ex commercialista o attuale, non lo so, del Brescia Calcio. Sempre sta foto mi mettete, terzetto. Abbiamo sentito le prime 2 parti, questa sera sentiremo le altre 2. Cominciamo con sentire la terza parte dell'intervista di Frank Luigi Ragazzoni. Subito dopo ci ritroviamo nello studio 1 con i nostri ospiti, così li possiamo commentare insieme.
Ecco, tornando agli abbonamenti. Dunque, anche a Brescia, come in tantissime altre piazze, ci sono tifosi che rifiutano la tessera del tifoso e che quindi non possono fare l'abbonamento. Per questo la società di calcio, le società di calcio hanno adottato il sistema dei voucher, cosa che ha fatto naturalmente anche il Brescia da qualche anno. Ma perché i tifosi con voucher godono di meno attenzioni rispetto ai tifosi con abbonamento? Chiaramente che deve esserci una differenza di importo fra gli uni e gli altri, ma perché ad esempio chi fa il voucher per il secondo anno consecutivo non gode di 10 euro di sconto come per gli abbonati, e ancora perché ad esempio gli over 60, ecco, che fanno il voucher non possono farlo ad una cifra ridotta come succede per gli over 60 che fanno l'abbonamento? Scusi, ma queste cose non le... Ecco, in passato la società Brescia Calcio è stata più volte contestata per una serie di ragioni, tipo la poca chiarezza. Lei pensa che le cose siano cambiate? Io cerco di fare chiarezza e rispondere a tutte le domande che mi vengono rivolte. Quindi il numero degli abbonamenti l'abbiamo fatto sapere giorno per giorno, il numero delle persone che vengono a vedere la partita, che anche questo è stato detto che non era mai detto nel Brescia, viene detto tutte le settimane. Quello che succede normalmente nella squadra e su tutti i giornali quotidianamente, e cos'altro, che le nostre posizioni economico-finanziarie sono precarie, lo sanno tutti, quindi al di là di sapere i numeri precisi che poi si vedono comunque sui bilanci, anche perché cambiano tutti i giorni, non vedo che cosa si tenda o si possa ricriminare di poco chiaro. Ecco, altro motivo di critica, sempre in passato, ci stiamo riferendo quindi al passato, l'arrivo di giocatori svincolati e quasi mai l'arrivo di giocatori mirati. Anche in questo c'è stato qualche cambiamento o ci dovrà essere? Beh, ma io so che Brescia negli anni ha avuto dei giocatori svincolati, ma di grandissimo effetto. Mi riferisco per esempio a Baggio, Guardiola, tanto per citarne due. E anche perché erano dei giocatori che se non fossero stati svincolati, difficilmente il Brescia Calcio avrebbe avuto la possibilità di tesserarli. Quindi non vedo che si ci possa lamentare, almeno in quel caso. Beh, non ci riferiamo sicuramente a Baggio, Guardiola. Poi naturalmente, come ho detto prima, lei si sta parlando, mi portando sempre sul passato e non tanto sul futuro. Io sono qua per il futuro. Io parto dal passato per comprendere meglio il presente e capire che cosa succederà in futuro. Per quanto riguarda comunque il passato, la mia risposta è ancora quella che ho detto prima. Ognuno cerca di fare il meglio di quello che può nel momento in cui si trova nella situazione in cui si trova. Per cui al di là che ci possano essere critiche sul fatto di avere comperato, preso in carico degli svincolati, e le garantisco che per quanto so io e per quanto conosco io le persone, al Brescia Calcio hanno sempre cercato di fare il meglio di quello che potevano in quel momento. Poi naturalmente, come ho detto già prima, le scelte a posteriori possono rivelarsi sbagliate più che centrate. A volte però non mi sembra che ci sia stato solo negatività nel passato, però comunque non sta a me né portare degli elogi né delle critiche quantomeno. Assolutamente, ecco, è vero, lei converrà con me che in passato molti giovani promettenti sono stati venduti, ecco. E le cose sono cambiate in questo momento o è ancora così? Allora, anche in questo caso posso dire che a Brescia molti tifosi hanno sempre contestato questo fatto che i giocatori bresciani non siano stati adeguatamente sfruttati perché venduti ancora presto. Questo è vero, però ripeto, il motivo c'è, non è che sia stato fatto per potersi arricchire qualcuno come tante volte i giocatori, i tifosi hanno adombrato. Il problema è che il Brescia Calcio non ha mai vissuto nelle larghezze che la gente può pensare.
per cui quando si decideva, si è deciso di vendere dei giocatori è perché il loro, l'incasso del corrispettivo che un'altra squadra era disponibile a versare era un incasso per il Brescia necessario per poter continuare la propria attività. A parte questo c'è un'altra filosofia da dire, questa è la verità anche. Cioè, quando un giocatore, naturalmente non sto parlando dei giocatori che vengono venduti per andare in squadre di serie inferiore, sono giocatori che vengono venduti a un prezzo adeguato per andare in squadre di solito di categoria superiore o comunque di caratura superiore, cioè intendo dire che quando eravamo in Serie A andavano a finire in squadre tipo Inter, Milan, Juve, cioè più blasonate del Brescia. Quando un giocatore viene richiesto da una squadra importante, è un grosso errore dirgli di no, perché si demotiva, vede gli altri che fanno carriera, naturalmente andando in altre squadre più importanti hanno anche stipendi più importanti. A un certo punto contro natura tarpare le ali alla carriera di un giocatore. Quindi se tu lo tieni, molto probabilmente successivamente ti ritrovi anche delle conseguenze negative all'interno della squadra, perché il giocatore non è contento, il giocatore ambiva ad altri traguardi, non si allena, è di brutto, è di cattivo umore, il suo procuratore gli dice attento perché questa squadra non ti merita, tu sei molto più blasonato, tu dovresti andare, quindi alla fine trattenere un giocatore che è stato avvicinato da una squadra importante è più negativo che positivo. Va bene, fra poco sentiremo anche la quarta ed ultima parte dell'intervista Ragazzoni, ma ci siamo trasferiti nello studio 1, il momento di salutare i miei ospiti. Non prima però di aver introdotto la mia aiutante, pronto lo stacchetto? Barbara! Ciao Barbara, ben ritrovata! Saluto gli ospiti che questa sera sono con noi, era allo stadio sabato, ci racconterà com'è andata con Ice Silvano. Ciao. Ciao Silvano, benvenuto. Saluto anche la nostra hostess Valentina. Ciao. Buonasera Valentina. A tutti. Poi vi dico da dove arriva Valentina. Introduciamo l'altro ospite, c'era anche lui sabato, ci darà la sua opinione non solo sulla gara di sabato ma anche sull'intervista di Ragazzoni. Con noi c'è Claudio. Ciao Claudio, bentornato. Valentina, accomodati. Barbara, ci racconti tutto? Per intervenire potete inviare una mail agli indirizzi info@dodicesimoincampo.it e dodicesimoincampo@libero.it, oppure potete telefonare allo 030 28 15 130. Aspettiamo anche i vostri sms al 338 7065 897. Ci sono anche la pagina Facebook e il canale YouTube ufficiali di Dodicesimo in Campo, dove potrete rivedere tutti i servizi e le intere puntate. Ecco. Allora, partiamo da Ragazzoni. Non so se avete avuto modo di seguire. Ci sono tre punti che dei quali vorrei discutere con voi. Uno è la questione degli svincolati, che forse Ragazzoni ha capito che noi non è che ce l'abbiamo con gli svincolati che sono arrivati, ma il fatto di ricorrere sempre agli svincolati denota il fatto che non c'è un progetto, non ci sono dei giocatori mirati. Poi magari gli svincolati che arrivano hanno fatto benissimo, meglio di chiunque altro, però alla base... Sì, no, certo. Sì, sì. Probabilmente ha un po' frainteso la domanda, o comunque si è messo sulla difensiva subito. E il discorso è che ovviamente lo svincolato solitamente è quello che rimane senza squadra. Certo. Perché poi ci possono anche essere degli svincolati, però solitamente i contratti finiscono al 30 di giugno. Quindi di solito noi gli svincolati, il Brescia è sempre andato a prenderli proprio o magari chiuso il mercato, quindi o a campionato già iniziato, quindi sono quegli svincolati che non hanno proprio trovato squadra e quindi ovviamente è un po' come andare a vedere tra chi è avanzato, e questo è il fattore certo. Principale, quindi a Brescia il progetto non c'è mai stato, quindi alla fine non è una novità, si è sempre cercato di fare mercato gli ultimi giorni cercando di sfruttare le occasioni, un po' come quando si vanno a prendere i vestiti in saldo, insomma, non è che puoi prendere quello che vuoi tu. Prendi quello che trovi. Le taglie magari. Esatto, cioè, quindi spesso ci si è trovati a prendere giocatori che magari sì,
potevano fare, potevano, magari a volte hanno anche fatto meglio di quanto si pensava, però comunque un pochino a scatola chiusa. Spesso è capitato di che l'ultimo giorno di mercato capitasse che il Brescia prendesse gente di cui non si sapeva nulla e che poi dopo si è rivelata anche magari inutile. È sempre stato così, quindi non c'è nulla di nuovo. Ecco, siccome si è parlato di cambiamento radicale quest'anno, voi l'avete avvertito questo cambiamento radicale? Radicale fondamentalmente, almeno a livello di gestione, non c'è stato. Anche perché comunque sia un cambiamento radicale in una gestione quantomeno sportiva, prevede che il direttore sportivo cambi, perché sennò non è più un cambiamento radicale. Cioè, se il direttore sportivo è il simbolo della continuità col passato, allora a quel punto lì che cambiamento radicale ci può essere nelle scelte tecniche nel progetto? Non c'è, per come la vedo io. Nel senso, Iaconi c'era prima, c'è adesso, quindi è simbolo di continuità, non di cambiamento quello, secondo me. Dopo, oh, tutto è opinabile, certo, nella vita. Per quanto riguarda invece il progetto società, l'ambito società, l'ambito amministrativo, boh, cioè, si è cercato un po' magari di fare qualche, diciamo, di provare a migliorare l'immagine probabilmente in qualche modo, di fare un po' di pubblicità positiva, però secondo me è ancora troppo presto per avere dei giudizi definitivi. Così a naso sembra che bene o male si vada un po' sulla falsa riga degli anni precedenti, anche perché è vero che gli abbonamenti sono stati fatti comunque a dei prezzi davvero, sì, competitivi o comunque vantaggiosi per i tifosi, però poi comunque sia la differenza di trattamento col voucher, che bene o male è come se fosse un abbonamento, solo che non prevede la tessera del tifoso, quindi chi ricorre al voucher è un tifoso esattamente come l'abbonato, è uno che va sempre. La differenza di trattamento dimostra che bene o male sono sempre i soliti giochetti che sono stati fatti, giochetti inutili che non portano nessun vantaggio. Prima di tutto la società, perché comunque sia attira delle antipatie, non ha senso come cosa. Peraltro Ragazzoni ha confessato di non essere preparato su questo argomento, non è al corrente, e quindi io mi chiedo chi ha preso le decisioni, le persone che le prendevano gli anni passati. I dipendenti sono rimasti tutti quelli, meno male, chi aveva degli compiti, diciamo, di responsabilità è rimasto. Mi risulta un po' difficile pensare che questa cosa gli sia totalmente ignota, mi risulta difficile anche perché la campagna abbonamenti, per quanto riguarda chi amministra una società, è una fase centrale, almeno della prima fase della stagione, certo, è la cosa più importante, dopo viene il resto. Ma se pensiamo che la parte tecnica viene comunque, se ne occupa il direttore sportivo, comunque il direttore tecnico, per quanto riguarda la parte amministrativa, cioè, oltre che pensare alla campagna abbonamenti, cosa bisogna pensare? Penso poco altro di più importante ci sia. Oh, vedremo, non so. È vero che, ora io non so bene come sia il regolamento, però so che ci deve essere un minimo di differenza tra abbonamento e voucher. A parte che qui parliamo di tre. Ecco. Ma rimane comunque il fatto che non vedo perché chi fa il voucher per più anni consecutivi non possa avere un minimo di sconto, così come succede per chi ha fatto l'abbonamento. E quando è stato chiesto, insomma, la risposta è stata: hanno deciso così. Chi ha deciso? Le stesse persone che decidevano l'anno scorso, di comune accordo con Ragazzoni, il quale Ragazzoni invece, mi pareva sincero, non sapesse esattamente. E quindi, ecco. È strano comunque. Sì, è strano. È una mancanza grave non sapere una cosa del genere. Capisco che magari il numero del voucher non sia tale da cambiare l'ordine delle cose in uno stadio, comunque non ci sarebbero stati, sicuramente anche a parità di prezzo più abbonamenti, certo, che voucher. Questo sicuramente è inutile raccontare le favole, però è una cosa antipatica perché va contro al tifoso, cioè va contro. Allora, solitamente cos'è l'abbonamento, cos'è il voucher? È un patto tra il tifoso e la società, la squadra, cioè io mi fido di te squadra, sono talmente innamorato di te squadra che nonostante tutto io pago l'abbonamento per venirti a vedere sempre, comunque vada. Perché un conto, cioè è facile magari andare
allo stadio sempre quando la squadra è prima in classifica. Un altro discorso è andare quando è ultima. Quando comincia la stagione, soprattutto in queste situazioni, non si sa come andrà a finire. Perché il Brescia fino a qualche giorno prima che incominciasse il campionato non si sapeva quasi nemmeno... Cioè, ha cominciato il ritiro in ritardo, da tanto la situazione era confusa. Quindi è una cosa antipatica, perché vuol dire che tipo non ti interessa, perché anche se fosse solo una la persona che decide di fare il voucher, è comunque una persona che ha deciso di dare fiducia alla propria squadra del cuore, quindi va tutelata. È la persona su cui devi basare la tua vita, perché senza l'abbonato, senza quello che fa il voucher, senza queste persone, senza i tifosi che vengono sempre e comunque, non esiste più nessuna società di calcio, perché se ci si basa solo su quello che viene nel caso in cui vada bene, una società è morta, non esiste. Anche perché, Silvano, è vero che chi fa il voucher, come diceva Claudio, è una minima parte, si parla proprio di poche centinaia, saranno 200 voucher, però sta di fatto che voi pagate anche più rispetto agli abbonati, quindi vuol dire che ci tenete almeno quanto loro. La parte di quei tifosi che comunque, prendiamo esempio noi, che veniamo ogni anno comunque, siamo sempre andati e andremo sempre fin quando ce lo permetteranno, ed è giusto tutelare anche noi, visto che paghiamo anche un prezzo molto superiore rispetto all'abbonamento. Dovremmo comunque venire incontro. Cioè, denota comunque amore al pari degli abbonati, esatto. Quantomeno al pari loro. Arriva un messaggio da casa a proposito di voucher. Brutta figura sulla domanda dei voucher. Ci stanno le differenze di trattamento, però bisogna sapere di cosa si parla. Nick Rovato. Vabbè, evidentemente il dottor Ragazzoni si occupa di altro e quindi di questo non se ne è occupato lui. Magari dovrebbe forse prendersela un po' con le persone che lavorano con lui e chiedere che intanto lo tengano informato e che evitino, perché poi uno ci mette la faccia e le figure le fa lui, magari dietro. Comunque di fatto pubblicizza un cambiamento radicale, certo. E poi non si va a intervenire comunque in profondità. Non si è ancora capito che gli errori, che sono diventati sempre più grandi, della precedente gestione, alla fine si sono ingigantiti e sono passettino dopo passettino proprio da queste piccole cose. Cioè si è partiti da queste piccole cose, poi la cosa è diventata talmente radicata che il malumore è diventato completo. E quindi tutti, almeno negli ultimi mesi, considerano la gestione precedente una gestione comunque sia sbagliata, però si è nutrita di questi errori magari di persone in posizioni chiave che avevano libero campo e che poi facevano queste cose, questi errori, questi autoreti, perché può essere penalizzato chi come me ha fatto il voucher, vabbè, amen, ma chi si penalizza tremendamente è il Brescia, certo. È il Brescia. Perché non ci sarà mai la piena fiducia e la piena unità di intenti tra società e tifosi tutti. Non so, io, qualsiasi persona che abbia un negozio, un'attività, qualsiasi cliente cerca di soddisfare, anche quei clienti che hanno delle esigenze particolari. Cioè non è che dice, vabbè, ascolta, io servo solo quelli che mi ordinano la pizza margherita. Ho capito, ma allora? Cioè non è che funziona così, capito? Ma la maggior parte prenderà la pizza margherita, ma se uno la prende capriccioso non gliela fai o gliela fai pagare il triplo perché, la ordinano in due, cosa vuol dire? È un ragionamento che anche dal punto di vista commerciale, certo, non ha nessun senso. Hai ragione, non l'avevo mai guardata sotto questo punto di vista, ma in effetti hai ragione. Vabbè, l'altro punto sul quale mi ha lasciato un po' perplessa è la questione dei giovani, che ci siamo sempre lamentati che i giovani promettenti venivano mandati via troppo presto. Ragazzoni ci ha spiegato con un lungo giro che alla fine sono loro che se ne vogliono andare, quindi non è il Brescia che li vuole vendere, ma sono i giovani che vogliono andare via. Che quest'anno è stato dimostrato, esatto, il contrario. Stiamo dicendo quello. Infatti, almeno in due casi. E gli hanno anche messo in castigo. E li hanno puniti. Però, addirittura, almeno, voglio dire, almeno qualche anno fa, i giovani comunque quantomeno venivano venduti quando avevano giocato un anno e mezzo in prima squadra. Avevano fatto vedere qualcosina. Adesso vengono venduti che hanno fatto 3 presenze, 2, 1, 0. Addirittura gente che ha fatto 0 presenze che veniva venduta perché se no veniva venduto addirittura dalle giovanili. L'esempio di quello che è andato all'Inter, chi è Tassi, no? Sì, che poi probabilmente con tutta la
pubblicità che gli è stata fatta è stato anche, gli hanno anche pochettino rovinato la carriera, perché paragonarlo subito a Baggio così, insomma, sono paragoni anni troppo importanti a quell'età lì. Ma poi comunque sia, non capisco, cioè, capisco la ristrettezza economica, i debiti e tutto. Prima di tutto i debiti non è che sono piovuti dal cielo un giorno, cioè i debiti sono il frutto di gestioni in cui ci si è indebitati. E l'UbiBanca c'era anche allora. Cioè alla fine non è che i debiti, cioè è come il debito pubblico, non è che il debito pubblico si è formato improvvisamente una mattina. Cioè sono stati errori di gestione, sprechi e tutto e si sono formati. La stessa cosa è il Brescia Calcio alla fine, perché comunque si è indebitato, ma non questo indebitamento non ha portato a 10 scudetti e 5 Champions League, ha portato a 4 salvezze. La retrocessione nell'anno del centenario. Esatto, risicate e dopodiché la retrocessione di nuovo l'inferno della Serie B, praticamente da 10 anni si esclude quell'annata lì in cui nel centenario abbiamo pensato bene di fare l'esploit di retrocedere. Tra l'altro, tornando ai due giocatori che hanno rifiutato di andarsene, sono stati messi in castigo. Io lo trovo assurdo perché uno dei due, adesso mi sfugge il nome, intanto stava giocando e poi io capisco che uno abbia gli studi, abbia la famiglia e magari c'è, cioè, quell'età lì, cioè, un attimo voglia ponderare. Poi si parla sempre anche di attaccamento alla maglia. Loro hanno dimostrato perlomeno di voler rimanere nel Brescia e fare bene nel Brescia. Li hanno addirittura puniti mandandoli, facendoli retrocedere ancora nella primavera. Cioè. Però l'allenatore ha detto che lui è d'accordo, che la società ha fatto bene ad adottare queste misure punitive. Il fatto che loro, non ne ho idea sinceramente come sia andata davvero e se magari ci siano anche responsabilità dal parte dei due giocatori. Fatto sta che quando comunque un ragazzo ci pensa un attimo e pensa non solo all'ingaggio piuttosto che all'occasione, ma pensa anche un attimino al suo futuro, forse è un ragazzo su cui si può anche puntare. Cioè, nel senso che a 18 anni, se uno dice a me piacerebbe diplomarmi, non è una cosa tanto stupida. No, cioè, probabilmente a livello calcistico è fuori dal mondo, perché non lo fa quasi nessuno. Però magari si può pensare e dire, magari questo ragazzo potrebbe in futuro ripercorrere le orme di altri bravi ragazzi che tutt'oggi sono le colonne del Brescia, penso a Zambelli. Cioè, secondo me, uno come Zambelli forse avrebbe fatto la stessa scelta, cioè avrebbe detto mi voglio diplomare, ed è capitano del Brescia da quanto? 7-8 anni? Certo. Cioè, bisogna anche pensare un attimino più a lungo termine. Cioè, però vabbè. Io proporrei Claudio come amministratore unico del Brescia Calcio. Lascia stare, che ci manca solo quello. Da casa, Barbara. Più il tempo passa, più ci si rende conto di quanto questa società sia sempre uguale. Ciao. Non dimentichiamo che il primo anno della tessera in Serie B, a fronte di un abbonamento tessera a 50 euro, i non tesserati pagavano fino a 15 euro a partita. Brescia Calcio, vergogna. Anche fino a 20, il gioco della partita. Quest'anno si paga 20. Sì, quella è una politica di voler incentivare le persone a fare l'abbonamento e quant'altro, però poi io non so se è già andato in onda quella parte di intervista o se ancora deve andare. Frank spiegava a Ragazzoni che bisogna tener conto anche di chi decide all'ultimo momento, di chi magari lavora, ha esatto, un sabato ogni tanto libero, però è chiaro che poi, se vuole portarci, cioè, voglio bambini, anche dire, cioè, Mario non ha neanche i 40 euro per prendersi l'abbonamento, cioè alla crisi non lavora. 80 adesso, è un prezzo favorevole, ma non 40-80. Ho sbagliato. Sì, no, 45-6 è un ragazzo. Esatto. Ragazzo. Ah sì, certo, è vero. Sei sotto i 36. Sì, insomma, uno può avere dei problemi e non ha subito gli 80 euro da dare per l'abbonamento. Può darsi, fargli pagare, certo, i 20 euro, chiamare anche qualche figlio da portare allo stadio, cioè, mi sembra assurdo. Va bene, vediamo anche l'ultima parte dell'intervista. Ora io non ricordo su cosa verte, però insomma l'ascoltiamo così poi la possiamo commentare insieme. Ce l'abbiamo? Parliamo delle code ai botteghini. Cos'è cambiato? Mi spiego. Nell'amichevole con la Genoa e nella gara di Coppa Italia con la Pro Vercelli abbiamo assistito a code interminabili di tifosi spazientiti, molti dei quali hanno desistito e sono tornati a casa. Che si può fare? Non si può aprire qualche botteghino in più? Allora, come ho già detto anche sui giornali, il botteghino è, diciamo, è l'ultima risorsa dell'ultimo momento di chi ha deciso 10 minuti prima di venire a vedere la partita. Lo so, dottor Ragazzoni, però se vede le code vuol dire che molti all'ultimo momento decidono di venire perché magari si sono liberati dal lavoro o per
chissà quali altri motivi. Allora, il botteghino fuori dallo stadio è di quella dimensione perché è l'unica dimensione che ci è stata consentita. Avere più di 4 postazioni in quel botteghino è impossibile, quindi di conseguenza le persone che lavorano possono lavorare con 2 mani e non con tante di più, per cui a un certo punto più di un certo numero di biglietti all'ora non è possibile poterli fare. D'altra parte, le faccio un esempio, quanta coda vede lei al botteghino, non so, dell'Arena di Verona? Io sono andato tante volte all'Arena di Verona, non mi sono mai sognato di andarla senza biglietto. Lo stesso se va a vedere uno spettacolo di Vasco Rossi, quanta gente va a vederlo e non ha ancora il biglietto in mano? Nessuno. Però precludiamo la possibilità, come si diceva, chi sa che noi bresciani all'ultimo momento... I bresciani comunque, guardi che l'idea della Lega e delle altre squadre è quella di abolirlo completamente il botteghino dell'ultimo minuto. Andiamo bene allora. No, l'idea è quella di abolire, l'evoluzione del botteghino è quella di toglierlo, quindi si regoli lei. Altra critica che è stata fatta a Brescia Calcio in passato, dunque, nepotismo. Lei è contento dell'attuale allenatore? Cioè, insomma, sbaglia chi pensa che sia arrivato e sia poi stato confermato solo perché è il fratello del direttore sportivo? Secondo me Ivo Iaconi è un ottimo allenatore. Io frequento gli stadi da tantissimi anni e lo conosco, anzi... Ho conosciuto Andrea Iaconi proprio come fratello di Ivo Iaconi, quindi io sono contento dell'allenatore signor Iaconi, al di là del fatto che sia il fratello del direttore sportivo. Sono due bravissime persone, ognuno per il suo ruolo, almeno per quanto mi riguarda non ho nessuna recriminazione da dover fare, anzi ripeto, fino adesso sono contento sia di quello che fa il direttore sportivo sia di quello che fa l'allenatore. Poi ha un gioco l'allenatore di attacco, io mi ricordo 2 partite fatte a Brescia, un Brescia Regina e un Brescia Ascoli, dove l'abbiamo preso di santa ragione noi del Brescia, mi pare con l'Ascoli addirittura 4-0 e 3-0 con la Regina se non sbaglio, e il gioco era molto bello, molto fluente e il gioco d'attacco, che è quello che preferisco anch'io, era molto in effetto e con dei buoni risultati, per cui in più ha anche un occhio particolare per i giovani, che a Brescia è una cosa molto importante, per cui secondo me è un tipo di allenatore ideale per quello che cercavamo noi. Della squadra? Beh, la squadra, come tutti sapete, è una squadra fatta, diciamo, da 2 tronconi, cioè di giocatori che hanno intorno ai 25-27 anni, e ne abbiamo soltanto 2 o 3. Abbiamo soltanto Scaglia, abbiamo Soddigna e abbiamo Antonio Caracciolo. Poi gli altri sono tutti giocatori oltre i 30 o sotto i 23, perché abbiamo il gruppo di base dello scorso campionato, rinforzato da un paio di giocatori, è preso in prestito adesso il primo di settembre, che formano, diciamo, l'ossatura base della prima squadra, i quali già anche quest'estate hanno seguito molto da vicino tutti i giovani, gli hanno dato modo di imparare, di giocare insieme quando erano in quello di spiazzo, a fare il ritiro per campionato, e che tuttora sono disponibili a aiutare questi ragazzi a crescere, e quindi abbiamo un buon mix. Basta vedere un esempio: Arcari con Minelli. Arcari non è assolutamente indispettito dal fatto che giochi Minelli, anzi guarda questo fatto con estrema soddisfazione, è un amico di Minelli e fa il tifo per lui, cioè, meglio di così. Siamo più o meno forti dello scorso anno? E questo lo vedremo alla fine del campionato. Obiettivo minimo, playoff? Come ho già avuto modo di dire, siamo all'inizio del campionato,
Quindi noi abbiamo messo insieme la squadra migliore che abbiamo potuto fare, però per poter essere in testa o in coda al campionato bisogna essere più bravi di tutte le altre o meno bravi di tutte le altre. Siccome le altre non le conosco, non le posso dire se saremo in testa o se saremo in fondo. Grazie, dottor Ragazzoni. Prego, grazie a lei. Allora, partiamo da Ivo Iaconi, e qua non perché è il fratello di Andrea Iaconi. Vabbè. Diciamo, vabbè, andiamo oltre. Il dai. Mio pensiero l'anno scorso quando è arrivato, magari adesso no, è qua per le sue capacità, ma quando è arrivato l'anno scorso era l'unico che poteva arrivare in quel momento lì, perché siamo rimasti senza allenatore e l'unico che c'era era il fratello, è stato, ed è venuto 4. Per pietà. Dopo adesso dimostra con le sue capacità. Per pietà nei confronti del fratello, che poverino. Sì, sì, era. No, per pietà nei confronti del fratello. Invece la questione Botteghino, allora bisogna dire a Franca pazzesca, che se va a vedere Vasco Rossi comprare il biglietto. Frase è pazzesca. Uno, perché gli esempi non hanno nessun senso, perché al concerto di Vasco Rossi ci si può andare una volta, due volte in un anno. Anche perché non ne fa di più. Cioè, fa un tour in tutta Italia, cioè è una cosa completamente diversa, è come un Gran Premio di Formula 1, piuttosto che è un evento unico. E quindi è ovvio che, cioè, alla fine l'obiettivo è tutto esaurito, e quindi perché si compra il biglietto di Vasco Rossi prima? Perché sennò finisce. State pur certi che se il concerto non è esaurito, il botteghino è aperto, sicuramente. Non è Vasco Rossi dice no, il giorno del concerto non voglio che vendiate i biglietti. È mica scemo, cioè alla fine dice sì sì, se c'è gente che li compra, che li compri. Cioè, che discorso è? Primo. E secondo, alla fine, perché il botteghino deve essere eliminato? Cioè, il motivo quale sarebbe? Nessuno può decidere un minuto prima di andare allo stadio. Cioè, deve essere una cosa programmata come le vacanze. Cioè, ci sono le vacanze, io dico, in aeroporto, volendo, c'è la possibilità di prendere il biglietto un minuto prima di partire. Certo. Non vedo perché una partita di calcio no. Ma anche perché, insomma, uno può darsi che lavori, poi all'ultimo momento il lavoro gli salta, si libera o si libera da un impegno e decide, vabbè, vado allo stadio. Non può farlo. Ora, secondo me, il fatto, io non so se è vero che si voglia andare in questa direzione, mi dicono, per me è una cosa che ha detto lui, ma non ci credo, perché non porta vantaggi a nessuno. Comunque, si prende sempre esempio dall'America, dallo sport americano, giusto? Nei pro e nei contro. C'è una concezione diversa in America dello sport e tutto, quindi è difficilmente... Però, in America, fino a partita iniziata, qualsiasi sia l'evento, il botteghino è aperto. Ce ne sono 200 aperti. E nessuno si sogna di dire, lo devi prendere un anno prima o così, anche perché se si decide che è centrale l'importanza della presenza di una famiglia o di tante famiglie allo stadio, non si può pretendere che una famiglia si organizzi un mese prima. Cioè, la famiglia può avere il bambino che si ammala, che non ha voglia, l'imprevisto dell'ultimo momento, cosa fa? Ha comprato 4 biglietti, ha speso 100 euro e dopodiché non può neanche andare. Non può darli neanche a nessuno perché è nominale, quindi certo. Sarebbe un macello. È ovvio che il botteghino deve essere aperto fino a partita iniziata. E non esiste che persone che vanno a una partita di Coppa Italia in periodo estivo, quindi magari c'è qualcuno che torna amichevole Brescia-Genova, io sono andato a vederla. Ero tornato un'ora prima dalle vacanze. Come facevo a comprare il biglietto prima? Prendevo da dove? Ho fatto mezz'ora di coda al botteghino, perché c'era un 1/2, ma molto lenti, botteghini aperti. Cioè, è sempre il solito discorso, è uguale al voucher. Sembra che nel momento in cui si va a chiedere a colui che fa le funzioni di presidente in questo momento, delle cose sui tifosi o così, si mette subito sulla difensiva, come se fosse una scocciatura il fatto che ci sia tanta gente che il giorno della partita compra il biglietto. Ma dovrebbe essere una gioia. Infatti, perché dici, no, più ce n'è, meglio è. Vuol dire che ci viene tanta gente. E il discorso è, se viene una volta, occasionalmente, e io lo faccio sentire a casa, è probabile che venga ancora anche la prossima volta. E magari la prossima volta il biglietto lo compra anche prima. Però se io lo faccio
andare, dice ah, quasi quasi oggi vado a provare a vedere com'è questo Brescia quest'anno, ed entra al 72esimo. Dice vabbè, ascolta, la prossima volta faccio a meno. È proprio una questione che è folle, cioè se si dovesse prendere queste dichiarazioni e portarle non so, a un meeting su come si vende qualcosa o su come si soddisfa il cliente, così probabilmente sarebbero gente che sviene, o che, perché è una cosa folle. Ma anche perché insomma il Brescia, al di là degli affezionati su cui può contare sempre, quelli che ci sono sempre stati, i ragazzi che sono in curva, voi che siete in gradinata e che ci sono sempre a prescindere dai risultati, non può contare negli ultimi anni sul grande pubblico. E quindi bisogna riconquistarlo. Deve ricostruire. Quindi non c'è questa grandissima fiducia. Tassello dopo tassello deve ricostruire il rapporto con la piazza. Poi comunque perché il tifoso va sempre rispettato. Tutti, comunque a Brescia, tanti si interessano del Brescia, ma pochi si interessano attivamente del Brescia, cioè lo vanno a vedere tutto. E se noi, se loro, perché è compito loro, non riescono a ricostruire questo rapporto di fiducia, ci troveremo magari tra 10-15 anni che il Brescia non interesserà quasi a nessuno, perché quando diventiamo vecchi noi, più vecchi di adesso, alla fine... Parla per te, scherzo. No, parlavo di Silvano. Ah, ecco. Grazie. No, alla fine... chi si interessa al Brescia? Io vedo tanti ragazzi che sono lontani anni luce dal Brescia, ma proprio con la testa, lo vedono come una cosa minore, sì, disinteressata. Ai nostri tempi non era così. No. Ai nostri tempi c'era, è vero che c'era sempre il Milan, l'Inter, la Juventus e compagnia bella, ma c'era prima di tutto il Brescia. Cioè, ma poi mi ricordo quando ero ragazzo. Era un'emozione andare a vedere il Brescia. Cioè, andavi veramente al botteghino all'ultimo secondo, ti prendevi... facciamo oggi della partita. E c'era molta più gente di oggi. E c'era molta più gente di oggi. E andare a vedere il Brescia, andare in curva soprattutto, era un'esperienza che ogni ragazzo viveva nella sua vita, almeno una volta. Sì, sì. Chiunque. Era e non è per, non solo perché Brescia giocava in Serie A, ma anche quando giocava in B o addirittura anche in C. Adesso no, questa cosa è sparita. Dopo hai voglia dopo a riconquistarli, i ragazzi. E poi prima ha detto una cosa giusta, Claudio. Credo che tu ne sia testimone, perché se compri il biglietto per il concerto di Vasco Rossi e poi non puoi andare per qualche motivo, credo che ti sia capitato, lo puoi eventualmente rivendere. Sì, sì, è vero. Perché non c'è il tuo nome, non è che arrivi al concerto, esatto, di Vasco Rossi e ti chiedono il documento. Esatto. Io non ho potuto andare, l'ho dato ai miei amici che sono andati e me l'hanno venduto fortunatamente. Per cui, ecco. Esatto. Invece se tu decidi di comprare il biglietto e poi non puoi andare, sono cavoli tuoi, sì, hai pagati. Va bene, insomma, dottor Ragazzoni è rimandato, si prepari meglio. Le rimanderemo Franca, sono sicura che l'accoglierà con sorriso. Barbara, da casa? Prendendo spunto dalla vostra frase finale, inviterei tutti i giocatori, e perché no, anche i dirigenti del Brescia, a rileggersi la vita del grande giocatore brasiliano Socrates. Vero mattatore in campo e grande rivoluzionario in un paese totalitario. Il Brasile di allora. La libertà non ha prezzo, non dimentichiamolo. Noi abbiamo dei telespettatori attentissimi che hanno letto il nostro crawl, vedendo che alla fine c'è una frase tratta dal libro, evidentemente qualcuno che l'ha letto. Vabbè, siccome non me la ricordo neanche io questa frase, poi la rivedremo insieme. Mi fermo, c'è la pubblicità e poi vediamo alcune immagini che avevamo realizzato quest'estate. La settimana scorsa ho detto che avevamo chiuso con i servizi estivi, non era vero perché dimenticavo di quella volta che siamo stati a Montichiari a vedere la partita Montichiari-Brescia. Peraltro ci siamo divertiti un sacco. C'eravate, io c'ero, è stata veramente una bellissima esperienza. E poi l'emozione di vedere Caracciolo con la nostra bandiera, essere a stretto contatto con i giocatori, di vedere Hubner, è stata davvero una bellissima poi esperienza. Poi Hubner, è stato iluminato. Ha visto solo noi, dopo basta. Non riuscite a salutarlo. Ci ha salutato. Esatto, appena in tempo hanno fatto l'amichevole. Infatti... Va bene, c'è la pubblicità e poi vediamo questo servizio. Ma ricordate che più tardi vedremo anche quello che è successo sabato sugli spalti in occasione di Brescia Ternana. Dopo la pubblicità però Montichiari Brescia. 12esimo in campo, ecco i nostri sponsor. Da Giuliana e Sara, tabaccheria, edicola, cartoleria, libreria, fotocopie, articoli regalo, ricevitoria Lotto e Super Enalotto, ricariche telefoniche, bolli auto. È in via 2 giugno 62/A in zona Trepola Ospitaletto. Telefono e fax 030 6840 484. Pian del Maggio.
È una cantina formata da giovani con la voglia di far conoscere il Franciacorta anche alla loro generazione. Un luogo pronto ad accogliere avventurieri e ad accompagnarli in visite e degustazioni guidate. Proemio, Capriccio, Millumino, Furente, Pian del Maggio, passione per le bollicine di qualità, amicizia e sinergia per vivere il magico mondo del Franciacorta. Pian del Maggio, via Valli, Adro, Brescia, numero telefonico 030 7254 451. E se volete saperne di più, il sito internet è www.piandelmaggio.it. Casa del Pane Fratelli Buonomi è aperta tutte le notti, da mezzanotte e mezza fino alle 13.30 del giorno dopo, con orario continuato, chiusa il pomeriggio e il sabato sera. Preparano gustosi panini e tutti i prodotti da forno e prodotti alimentari. Proprio così, pane fresco, pizze, focacce, brioche, le puoi trovare anche di notte alla Casa del Pane Fratelli Buonomi, in via Milano 106-108 a Brescia, numero telefonico 030 3150 53. Infine vi ricordo che il dodicesimo in campo è a vostra disposizione. Lo spazio pubblicitario è aperto. Chiamate il 333 4619 418. Vi aspettiamo. Rumors spreading around, and that takes its time. About to check outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. I'm racing.
Vabbè, che poi vedere Diego allo stadio di questi tempi. Eravamo in provincia di Brescia. E poi precisiamo che quando vedete immagini di torce fumogeni, si è sempre fuori e lontano dallo stadio. Precisiamo, molto lontano dallo stadio. Allora, c'è ancora un messaggio che riguarda il Brescia. Purtroppo sono anni che la società prende i tifosi bresciani a pesci in faccia. Il risultato non poteva che essere questo. D'altronde, chi semina vento raccoglie tempesta. Va bene, cambiamo un po' argomento, intanto che aspettiamo il collegamento telefonico da Bari, proprio una cosa che riguarda i ragazzi di Bari che sono stati i primi destinatari del DASPO di gruppo deciso dal ministro Alfano. I primi destinatari del DASPO di gruppo introdotto dal decreto stadi del 22 agosto sono 52 tifosi del Bari. Tutto pari sia accaduto al termine della trasferta a Frosinone per la terza giornata del campionato di Serie B. I 1050 tifosi ospiti vengono fatti risalire sui loro mezzi per essere accompagnati in autostrada, ricostruisce la questura di Frosinone, che in virtù del decreto Alfano ha potere di disporre il DASPO salvo convalida dell'autorità giudiziaria, ma durante il deflusso alcuni sostenitori baresi cominciano a lanciare oggetti dai finestrini. I problemi maggiori arrivano dall'ultimo mezzo della colonna, con a bordo 52 tifosi. Portati in questura per l'identificazione, verranno rilasciati solo alle 3 di notte. I reati contestati vanno dall'interruzione di pubblico servizio, danneggiamento aggravato della recinzione autostradale, lancio pericoloso di oggetti e lesioni a pubblico ufficiale, comunica la questura. Per tutti i 52 sostenitori del Bari sarà applicata la misura del DASPO di gruppo e sono in corso di valutazione altri provvedimenti nei confronti dei responsabili di condotte penalmente rilevanti. Ai sensi di legge, l'interdizione dagli stadi per il capo dei violenti non sarà inferiore a 3 anni e in caso di recidiva potrà essere estesa fino a 8 anni. Siccome noi siamo sempre dell'idea che soprattutto quando si tratta di ultras o comunque di tifosi organizzati, la stampa molte volte è un po' di parte, ma è la nostra, a noi sembra opportuno sentire invece dalla voce di qualcuno di Bari l'altra versione dei fatti che i giornali non hanno riportato. Pronto? Buonasera a voi, buonasera a tutti gli ascoltatori. Alberto, ciao, buonasera, benvenuto e grazie per aver accettato questo collegamento. Grazie a voi dell'ospitalità. Allora, attraverso i giornali abbiamo letto di questo primo DASPO di gruppo dell'era Alfano, arrivato 52 tifosi di Bari, e stavamo leggendo poc'anzi che secondo la ricostruzione fatta dalla questura pare che i baresi abbiano scatenato una guerriglia e che 52 ragazzi di quel pullman siano stati quelli più agguerriti, da lì il DASPO. Siccome dicevo, noi ci fidiamo un pochino, non ci fidiamo molto, ecco, di quanto racconta la stampa, perché per esperienza sappiamo che c'è sempre un'altra versione, ci farebbe piacere sentire la vostra. Ma in realtà io ho sentito la introduzione dell'articolo che stavate commentando, perché tutto sommato si parla di rottura di una recinzione, di una retina e di danneggiamenti relativi che sarebbero appunto derivati dalla rottura di questa retina e poi, se non mi sbaglio, delle lesioni. Beh, io posso dire una ricostruzione che bene o male c'è, perché la retina è stata in effetti rotta e un poliziotto si è ferito salendo sul pullman, quindi voglio dire che si è ferito da solo, non c'è stato contatto fisico tra le due parti. Purtroppo il pullman in questione era l'ultimo pullman di una serie di 5 e tutti sappiamo bene come è facile fermare l'ultimo pullman mentre nessuno vede, nessuno se ne accorge, insomma, le hanno fermati tutti per una identificazione personale e quasi in questura. C'era da aspettarsi che questo DASPO di gruppo venisse messo in atto, perché quando soprattutto il Viminale, il ministro Alfano fanno delle dichiarazioni in questo senso, c'è da aspettarsi che in un minimo momento possa accadere. Purtroppo è successo a noi, è stato un caso del tutto fortuito, anche perché poi sarà molto difficile dimostrare le responsabilità che tutti sappiamo sono soggettive, quindi questo DASPO di gruppo veramente lascia il tempo che trova. Purtroppo è una normativa un po', voglio dire, un po' strana, perché non fa parte delle normative normali, perché sappiamo bene comunque sia che tutte quante le restrizioni personali sono state prima sperimentate con i gruppi ultras. L'arresto di ferito non esiste in nessun'altra legislazione, per nessun altro reato, neanche per una rapina c'era l'arresto di ferito, una flagranza di ferita di 48 ore. A noi l'hanno applicata e l'hanno applicata anche più volte. Quindi questo fatto che il DASPO di gruppo sia capitato a noi questa volta perché c'era stato, ma niente di trattato, perché purtroppo c'è stato il blocco dell'autostrada per pochi minuti e questo ha fatto diventare eclatante tutta la questione, perché tu
tutto sommato a livello oggettivo non è che sia successo niente di particolare. Ci sono tante altre volte in cui succedono gli incidenti più gravi, quando per esempio ci si incontra con una tifoseria avversaria, ostile, diversa, diciamo così. Non voglio dire neanche ostile perché sarebbe un parolone, però quando si trova una tifoseria diversa, su un autogrill succedono delle cose anche un po' più pesanti. E con tutte ci stanno le telecamere. Purtroppo è successo questo fatto, ci stavano le forze dell'ordine in gran numero, avevano bisogno anche di fare un'azione dimostrativa e l'hanno fatto. Beh, purtroppo, essendo il DASPO una misura preventiva, la possono adottare. E poi quando andiamo a vedere le responsabilità personali, come dicevo prima, soggettive, i processi quasi mai vengono portati a termine. Io per mia esperienza personale posso dire che in questo momento sono diffidato, sono DASPato. È il processo, mi accusano di alcune cose, il processo si sa già che non lo faremo mai, perché non ci sono scelte oggettive per portare avanti il processo, però purtroppo in questo momento sto pagando per l'ennesima volta, ripeto, parlando dal punto di vista personale, sto pagando per l'ennesima volta un reato che poi non pagherò a livello penale. Ecco, allora io chiederei, o meglio, la logica prevederebbe un provvedimento all'indomani di una condanna, certo. Che per noi purtroppo è preventivo, lo possono fare e lo fanno. Del resto vediamo anche l'arresto che c'è stato oggi, dopo quanti mesi è successo che a Roma hanno arrestato, cioè la questura di Roma ha mandato mandato l'arresto a Napoli, sì. Lo sappiamo bene, che facciamo noi, però sappiamo bene quello che è successo oggi. Certo. Quanto tempo è passato da maggio ad oggi, sono passati 4 mesi, voglio dire, non è una cosa tanto normale, quando poi vediamo che altri reati ben più odiosi vengono sottovalutati completamente. Ecco, peraltro Alberto, sicuramente saprai che adesso è stato introdotto il DASPO di 8 anni, se uno prende la seconda diffida fa niente, se la prima magari l'ha presa per una sciocchezza, magari solo perché è entrato in campo a prendere una maglietta, solo perché ha acceso un fumogeno, quindi anche se non ha fatto niente di grave, la seconda diffida automaticamente sono 8 anni, questo è allucinante, eh? Non è allucinante, è un deterrente a fare atti e comunque sì, è una soluzione molto facile da parte delle forze dell'ordine, da parte della magistratura, di eliminare il soggetto che ha anche acceso un solo fumogeno o che è entrato in campo, perché questo dà fastidio, è un calcio diverso quello che vogliono, di concerto con le società, peraltro, perché sappiamo bene che anche le società spingono in questo senso, vogliono delle curve, come intendono loro, pulite. Forse ci vorrebbero vedere seduti addirittura come in Inghilterra, o ci vorrebbero vedere come a Bari è successo, che abbiamo fatto lo sciopero del cibo per 45 minuti proprio per protestare contro questo DASPO di gruppo. Il nostro presidente, accompagnato da un noto penalista, comunque è stato in audizione a Roma in Parlamento per ribadire questo fatto, che il DASPO di gruppo è una normativa eccessiva, eccessivamente stringente per magari persone, perché c'erano persone anche grandi. Io ho tentato di rintracciare una guardia giurata, che purtroppo non ci sono riuscito, che era sul pullman, quindi una guardia giurata che non è scesa dal pullman, perché dal pullman sono scesa all'incirca una ventina di persone, quindi un terzo all'incirca del pullman, diciamo che 35 persone sono rimaste sul pullman, non hanno partecipato neanche moralmente allo scontro, non dico fisicamente, ma neanche moralmente, e forse si vuole punire addirittura questo aspetto morale, dicendo attenzione a chi vi accompagnate quando andate in trasferta, ecco, creando anche un certo clima di sospetto all'interno dei gruppi stessi, ecco. Ecco, facendo così però un po' alla volta, c'è cioè, pubblico allo stadio, già è poco, cioè, resteremo veramente in pochi. Tavecchio peraltro, il nuovo presidente VG, ci sta prendendo un po' le distanze da questi provvedimenti. Certo, perché Tavecchio si rende ben conto che ruotare gli stadi, cioè, o meglio, impedire alle persone di andare allo stadio, naturalmente non fa il gioco suo, assolutamente a livello politico. Però sono sempre dichiarazioni un po' di facciata, perché poi quando succedono le cose, e purtroppo succedono, perché ce ne dobbiamo anche rendere conto che le cose succedono, non è che ci dobbiamo nascondere dietro un dito, quando succedono le cose come successe l'anno scorso, che addirittura si va con le pistole allo stadio a fare gli scontri, non più con le mani, ma si va con le pistole, allora quando si arriva a certi eccessi, a certi limiti, quando si superano certi limiti, purtroppo bisogna anche aspettarsi la reazione dello Stato, e tante volte, se succede una prossima volta qualcosa, sicuramente il signor Tavecchio non sarà più così tanto buonista, ma sarà anche lui di quelli della linea dura, ecco. Allora Alberto, intanto in bocca al lupo a questi ragazzi, perché noi siamo sempre stati dell'idea che
se uno sbaglia nella vita paga, che sia un ultras, che sia un macellaio, che sia un avvocato. Certo, gli ultras certo, però hanno sempre pagato. Quando si dice che lo stadio è una zona franca, cioè si sbaglia veramente alla grande, esattamente al contrario, perché è quello che nella società civile non viene punito, allo stadio viene punito largamente. Prendere un DASPO oggi è facilissimo, perché sbagliare è facilissimo. Le norme sono talmente restrittive che è molto facile sbagliare. E certo, gli ultras hanno sempre pagato sulla propria pelle. Io non ho mai conosciuto qualcuno che commettesse anche un minimo errore o presunto errore e non pagasse. Si paga un pochino troppo, soprattutto uno diciamo deve rispondere per sé. Negli ultimi 10 anni si è molto ristretta questo permissivismo, che forse 20 anni fa c'era, però se devo essere certo. Io faccio vari pull da 35 anni e ti do la verità. 20 anni fa, 25 anni fa, anche sulle autogrill, anche nelle stazioni, certo. Quando si incontrava, era diverso. Certo, non era una zona franca comunque, però era diverso. Da 10 anni a questa parte, con l'introduzione del biglietto nominale, che è stato il primo passo per una schedatura di massa, prima ancora, molto prima della testa del tifoso, dal biglietto nominale ci siamo resi conto che c'era qualcosa che non andava, che c'era un controllo eccessivo, del resto era l'Ultras, abbiamo parlato più volte di queste cose, non abbiamo mai raggiunto un accordo unitario su tutto l'Ultras d'Italia, quindi è anche un po' colpa nostra se abbiamo permesso allo Stato di farci fuori. Beh, sicuramente degli errori sono stati fatti, e tanti, perché altrimenti non saremmo arrivati a questo punto. Va bene, Alberto, in bocca al lupo, grazie. Volevi aggiungere qualcosa? Vero? Volevi aggiungere qualcos'altro? No, volevo soltanto ringraziare per l'ospitalità e salutare tutti gli altri ascoltatori. Grazie Alberto, grazie, buona serata. Grazie a voi, arrivederci. Vabbè, quindi insomma, il pullman che hanno fermato semplicemente era l'ultimo, secondo la loro versione, quindi il più facile da fermare. E poi, come diceva, non tutti sono scesi dal pullman, quindi è vero che adesso Alfano ha introdotto questa nuova norma, che peraltro insomma era già stata applicata altre volte anche a Brescia in passato, però è assurdo che se tu sei sul pullman con Silvano e Silvano un raptus, cioè devi pagare anche tu per una cosa che fa Silvano, cioè. Diciamo, è un po' quello che mi viene in mente adesso è un po', diciamo, facile, un po' demagogico, però pensiamo al DASPO di gruppo per un partito politico. Cioè, nel senso, c'è il consigliere comunale, regionale, il parlamentare che è corrotto, ha rubato e così, allora prendiamo un partito politico, trac, fuori legge. Questa la penso anch'io. Non lo faranno mai. Però si appellerebbero al diritto che la responsabilità è personale, giusto? Sicuramente se Alfano, nel partito di Alfano, per quanto giovane e piccolo possa essere, di sicuro c'è qualcuno che è stato condannato o ha fatto qualcosa. Prendiamo il partito di Alfano e via. Lo chiediamo, Alfano risponde che la responsabilità è personale, che non si può fare di tutta l'erba un fascio, che non è giusto pescare nel mucchio e che alla fine le radici del suo partito sono sane. Direbbe così, perché dicono sempre così. Ebbene, ma allora questo non vale solo per un campo? Ho cambiato idea, non lo voglio più amministratore unico del Brescia, ma ministro dell'Interno. No, ad ogni passaggio momento di grado. Al prossimo intervento. Entra un papa. Papa? Mi vedresti a San Pietro. Sai quanti verrebbero chiederti la grazia? A tutti. Barbara da casa, arrivano tanti messaggi. Vi scrivo per segnalare che il DASPO di gruppo esiste già da un po'. A noi un anno fa a Napoli hanno diffidato tutto il gruppo. Un saluto da Andrea dei Viking Juve. No, è vero che esiste da un po', perché a Brescia è successo tantissimi anni fa. Hanno diffidato anni tutto 90 il Puma. Per o qualcosa del c'erano persone anziane, donne, hanno diffidato tutti. Chi c'era, via, tutti nel calderone. C'è qualcos'altro, Barbara? Ma avete visto il servizio di Viali sabato sera su Sky? Vi è sembrato una tragicommedia anni 80? Voi che ne pensate, Simo? Non guardo Sky, quindi non ho, me lo sono persa. So di cosa parlano, mi sono risparmiato il sabato sera, ho detto no. Ecco, faccio di meglio. È troppo. Allora, dice bene Alberto che sicuramente se siamo arrivati a questo punto molti errori sono stati fatti, questo l'abbiamo detto sempre, perché è evidente che sono stati fatti tanti errori, tanti fatti gravi magari sono accaduti, e noi non abbiamo mai detto che non si debba pagare, perché se uno sbaglia paga, cioè dovrebbe essere così per tutti, però, e non solo per i tifosi, ma come diceva prima Claudio, dovrebbe valere anche per i politici. Però si sta un pochino esagerando, e soprattutto uno non può pagare per le colpe di un altro, insomma. Sì, alla fine non si può, tipo, siccome
è successa una cosa grave, alla fine criminalizzare chiunque. Cioè, cose gravi succedono un po' in tutti gli ambienti della vita, eh? Mi viene l'esempio delle discoteche. La discoteca non è una zona in cui non è mai successo niente, sono successi omicidi, di tutto e di più. Eppure nessuno si sogna di dire la discoteca è un luogo tipo è un inferno e quindi bisogna fare delle leggi speciali in discoteca. Anche perché le leggi per condannare chi si macchia di un crimine grave ci sono sempre state. Il codice penale c'è sempre stato, non è che bisogna inventare dei nuovi reati per rendere gli stadi più sicuri o cose simili, cioè è sufficiente fare le indagini. Le indagini queste sconosciute. Questo è il problema, invece qua si tende a, è un, diciamo, un meccanismo perverso, dato dalle istituzioni, giornali, media, che devono portare immediatamente alla cancellazione di qualsiasi problema. Quindi nel momento in cui succede una qualsiasi cosa allo stadio, di qualsiasi origine sia, sembra sempre che ci sia bisogno di inventare nuove leggi e nuovi per punire dei reati la cui punizione c'è da 100 anni. Cioè, nel senso, se uno uccide, che uccida allo stadio, o uccida in discoteca, o uccida in un centro commerciale. Il codice penale parla chiaro, se nel momento si fa l'indagine, si trova il colpevole, farà un processo, se viene condannato va in galera, se non viene condannato è libero, nel senso, se viene assolto è libero, cioè succede in qualsiasi omicidio, anche in quelli pubblicizzati o dai media, plastici e non plastici. Se Amanda Knox viene assolta, se viene condannata, viene condannata. Non mi sembra che all'indomani dell'omicidio ci siano state le trasmissioni che dicevano no, però questi studenti in Erasmus bisogna punirli e bisogna, non so, dargli la camera a gas a tutti perché è successo. Si diceva, vabbè, è stata lei, buono, facciamo le indagini, nel momento in cui è stata lei la condanniamo, altrimenti no. Si fa così in uno stato civile di diritto, non è che si fa molto diverso. Ecco, funziona così dappertutto, solo qua in Italia si deve prendere tutta una categoria e dire no, siete voi, via, nella pattumiera, perché alla fine è successo che uno ha fatto questo, no, non esiste. Voglio anche un plastico, chiedo a Franca se mi procura un plastico, secondo c'è un avvenimento, voglio il plastico, fai. Da casa Barbara. È possibile rivedere l'intervista completa di Ragazzoni, è molto interessante. Io credo che sarà pubblicata, penso, poi mi smentiranno, adesso poi chiedo dalla regia, mi daranno un cenno di conferma, sarà pubblicata sul canale YouTube domani, mi hanno detto domani più o meno, se non è domani è dopodomani, ma verrà pubblicata per intero sul canale YouTube di Dodicesimo in Campo, quindi tenetelo d'occhio. Poi Barbara. Complimenti per la trasmissione, complimenti per le hostess, bellissima anche la ragazza di stasera, come si chiama? Si chiama Valentina, anzi inquadratela, prima ho detto vi dico da dove viene. E viene dall'altra sponda dell'olio, stasera. Sì. Dai, la perdoniamo. Stasera me ne hanno mandata una che viene dall'altra sponda dell'olio, però è bella e quindi vabbè. Non so Silvano come perdona facilmente. Silvano? Pazzesco. Lui ha già dato la grazia, via. Andato via. Assolta. Già assolta. Va bene. Barbara, poi? A proposito dei Viking a Napoli, se non sbaglio erano difesi dall'avvocato Adami e hanno vinto il primo ricorso. Io questo non lo so, però se è così mi fa piacere, ma Adami, in questa materia, lui con Tucci già. Number one. Va bene, allora mi fermo, c'è la pubblicità, ma non ve ne andate perché sono poco più di 30 secondi, ci ritroviamo subito dopo e avremo, visto che abbiamo con noi Valentina che arriva dall'altra sponda dell'olio, ci collegheremo con l'altra sponda dell'olio, perché a Bergamo è partita già da un po' e ieri sera poi è andata avanti nella partita Atalanta-Fiorentina un'iniziativa molto importante, una raccolta di firme per far sì che possano essere reintrodotti allo stadio gli strumenti per il tifo, quindi sentiremo da loro di cosa si tratta, come sta andando e poi cosa faranno con questa raccolta firme. Pubblicità e poi ci colleghiamo con loro. Serilogo, un'azienda con una lunga esperienza nel campo della serigrafia e non solo.
Vuoi personalizzare e rendere autentico un qualsiasi articolo di uso comune? Ci pensa Serilogo, con le sue attrezzature all'avanguardia e tecnologiche, stampa su tessuto e su materie plastiche, serigrafia su oggetti anche a tutto tondo, stampa digitale di banner e striscioni, decorazioni su vetrine e automezzi e ancora incisioni a laser su articoli in metallo, legno, pelle e materie plastiche. Vuoi rendere originale la tua felpa, il tuo cappellino o la tua borsa? Rivolgiti a Serilogo, Arezzato Brescia, in via Prati 63B, telefono 030 2794 065. Per ulteriori dettagli visitate il sito www.serilogo.com. Rieccoci in studio per la seconda parte di Dodicesimo in Campo. Poi quest'anno è lunghissima, non finisce mai. Ricordo che più tardi poi vedremo le immagini che abbiamo realizzato sabato in occasione di Brescia Ternana, immagini chiaramente sugli spalti. Ma ci spostiamo in quel di Bergamo, dove dovremmo avere in collegamento telefonico Daniel. Pronto? Sì, pronto. Ciao. Ciao, buonasera, Daniel. Grazie per l'invito. Grazie a te per aver accettato. Allora, Daniel, stavamo dicendo che a Bergamo già da un po' è partita un'iniziativa interessante, che è una raccolta di firme. Ci vuoi spiegare di cosa si tratta? Sì, tutto questo è partito tra le tante iniziative che come Curva Nord stiamo facendo, quindi stiamo cercando un po' di stare sul pezzo per quanto riguarda tutte le tematiche a livello ultras, e a Bergamo abbiamo una speciale repressione anche per quanto riguarda striscioni, tamburi e megafoni, che come in moltissimi altri stadi sono vietati, però abbiamo già prima della festa del derby abbiamo deciso di fare un'iniziativa. Un'iniziativa che è quella, un'iniziativa popolare per quanto riguarda la reintroduzione del tamburo, del megafono e del nostro bandierone storico, che l'8 aprile 2015 compirà i suoi primi 30 anni e che in questo momento non può entrare. Parliamo del bandierone copricurva? Esatto, sì, lo storico bandierone copricurva. Okay. Che non ha l'autorizzazione per entrare e quindi non può entrare all'ingresso della curva, diciamo. E l'unico modo che abbiamo pensato noi per oltrepassare questa cosa era creare un qualcosa di popolare, quindi coinvolgere il curvaiolo, l'ultras, il tifoso semplice in questa iniziativa, e il modo migliore era la raccolta firme. Abbiamo iniziato a fare tutto questo alla festa della Dea, e abbiamo raccolto 4.500 firme all'interno della festa. Beh, buon numero. Abbiamo poi... Sì, è una tematica poi a cui ci tengono tante persone, ci tengono tantissimi... Non solo, questa non è una battaglia solo degli ultras, e quindi è stata sposata da tantissimi tifosi, da tantissimi curvaioli, da tantissima gente che comunque ha a cuore le sorti della curva, quindi è stato molto bello. Sì, è della festa, ma poi è stata continuata ieri, e ieri è stata un'ennesima dimostrazione di quanto la gente vuole vivere con passione lo stadio e non con tutti questi divieti che rendono sempre più complicato divertirsi. Quindi è stato molto bello vedere delle famiglie, che veniva marito, moglie e figli tutti con la nostra maglia a venire a firmare, il bambino che chiedeva, che guardava il tamburo, che lo suonava, che diceva come mai non può entrare. Tantissimo coinvolgimento è stato fatto, e direi che adesso stiamo finendo un po' gli ultimi calcoli, però possiamo quasi dire che abbiamo raggiunto con ieri, abbiamo raggiunto tra l'esterno dello stadio e l'interno della curva, che è stato fatto da noi ragazzi della Curva Nord. In più abbiamo anche coinvolto in questa battaglia, che ripeto non è solo degli ultras ma di tutti i tifosi appassionati di quello stile italiano di tifo che è sempre stato importante, siamo riusciti a coinvolgere il centro coordinamento dei club, e questa cosa è stata ottima perché ci hanno dato una mano per quanto riguarda il raccogliere le firme non solo all'interno della curva e all'esterno dello stadio ma anche nelle due tribune, quindi la tribuna laterale e la tribuna centrale. Grazie al centro coordinamento che ci ha dato una mano, anche lì sono state raccolte numerose firme. Ma voi vi siete prefissi un obiettivo, un numero di firme da raccogliere? No, non c'è un numero che serve, perché comunque diciamo la legge parla chiaro, è abbastanza, questa cosa è vietata, però sappiamo tutti che va di questura in questura la discrezione per poter scegliere se introdurre o no il tamburo, il megafono e eventualmente il bandierone. Quindi ecco. non vogliamo avere una cifra di riferimento,
ma abbiamo cercato di fare una cosa popolare, quindi abbiamo cercato di raccogliere più firme possibile in questi 2 mesi. E cosa ne farete adesso di queste firme, Daniel? Queste firme verranno portate alle persone che nei fatti poi possono cambiare queste cose. Quindi al presidente della Banca, Antonio Percassi, al nuovo sindaco di Bergamo, Giorgio Dori, e alla persona che nei fatti può cambiare e quindi può scegliere se introdurre questi strumenti, che è il questore di Bergamo. Ma non so, avete qualche sentore sul fatto che ci sia qualche possibilità, considerando che insomma migliaia e migliaia di persone, non solo ultras, quindi hanno comunque partecipato a questa raccolta? Ma abbiamo una speranza e una forte certezza di essere comunque nel giusto, di rappresentare migliaia di tifosi tarantini che lo stadio lo voglio vivere con passioni. Purtroppo dall'altra parte della scrivania ci troveremo persone che invece sono abituate ad agire con la repressione e sempre contro quindi il tifo organizzato, contro gli ultras, contro chi comunque vuole vivere ancora liberamente lo stadio. Quindi non sappiamo, però abbiamo una forte speranza e una forte certezza che rappresentiamo tantissime, migliaia e migliaia di tifosi tarantini che sono con noi, quindi daremo il massimo. Abbiamo fatto un lavoro importante e mediatico, ci ha fatto molto piacere Xavier Jacobelli, che ci ha dato una mano anche a livello mediatico per far uscire questa iniziativa, e poi andremo anche a Trigonia, al campo sportivo dell'Atalanta, a chiedere all'Atalanta, alla squadra, chi di questi giocatori, ai nostri giocatori, se vogliono darci una mano, quindi se vogliono mettere anche loro liberamente, ovviamente, certo. Se vogliono anche loro darci una mano in questa iniziativa. E il presidente dell'Atalanta e il direttore Pierpaolo Marino, invece, la loro firma c'è già, perché alla festa della Dea hanno voluto aderire, sì, appena... Bel gesto! Sì, abbiamo avuto l'opportunità di stare al tavolo alla festa della Dea, abbiamo spiegato qual era la nostra iniziativa e qual era soprattutto il fine, quindi il riavere allo stadio il tamburo, il megafono, il nostro storico bandierone, e non ci hanno pensato 2 volte, hanno subito messo la firma e hanno appoggiato l'iniziativa della tifoseria organizzata. Beh, anche perché ricordiamo che stai parlando di strumenti necessari per fare il tifo, colorare la curva, quindi niente che abbia a che fare con la violenza, perché a volte si parla di strumenti per il tifo, la gente che non conosce bene o che magari è indotta a pensare male da alcuni giornali e potrebbe pensare che state cercando di introdurre armi pericolosissime. Parliamo invece di megafoni e tamburi che servono proprio per coordinare meglio il tifo. Guarda, io mi sembra una bellissima iniziativa, vi faccio un in bocca al lupo, anche perché se poi doveste ottenere quello che vi siete prefissati potrebbe essere un buon precedente, perché la vostra chiaramente non è l'unica città in cui questi strumenti non possono entrare allo stadio. Per cui mi auguro davvero, sì, al di là della rivalità, mi auguro di cuore che voi possiate ottenerla, perché, ripeto, potrebbe essere un buon precedente. Sì, lo speriamo tanto anche noi. Daniel, in bocca al lupo e grazie allora per averci spiegato tutto questo. Va bene, vi ringrazio e grazie per lo spazio che ci avete dato. Grazie a voi, ciao, buona serata. Buona serata, ciao ciao. Beh, questa è una bella iniziativa, perché alla fin dei conti se coinvolgi non solo le persone della tua curva, ma cittadini, peraltro poi insomma i numeri uno della società, cioè non dovrebbe essere ignorata, ecco. Poi una bella cosa quella di portarla al sindaco, portarla alla società e portarla al questore, che poi è la persona che decide. Però è chiaro che se già il sindaco dovesse dire ma beh, perché no, insomma. Sì, sicuramente è una cosa che si spera possa avere successo, non tanto perché la fortuna ce l'abbia l'Atalanta, cioè i tifosi dell'Atalanta, quanto perché potrebbe poi crearsi un effetto domino, certo. Almeno si spera, perché comunque sia la proibizione di questi strumenti non ha nessun nesso con la lotta alla violenza, non ce l'ha, perché comunque sia sono sempre stati strumenti folcloristici, cioè tamburi, bene o male, non sono strumenti atti a offendere in nessun modo alla fine. Cioè, anche proprio per la conformazione, anche volendo, non sono comodi. Esatto. E, cioè, servono solo per creare aggregazione, fondamentalmente, perché comunque può sembrare a chi non frequenta la curva, a chi non ha mai fatto il tifo, a chi non è mai stato allo stadio, può sembrare una stupidaggine, però avere la possibilità di
un qualcosa che faccia andare a tempo tutte le persone, quando poi ci sono curve importanti, sono magari migliaia, alla fine rende l'esperienza in curva molto più interessante, molto più unica, e migliora anche lo spettacolo sportivo, perché comunque sia migliore è il tifo, più interessante è la partita, è sempre stato così, l'atmosfera è fondamentale per una partita di calcio, non è una partita di altissimo livello senza tifosi, è molto meno interessante di una partita di un livello medio-basso con uno stadio pieno. È vero. Peraltro, proprio quest'estate in un amichevole voi avete potuto introdurre il tamburo ed è stata tutta un'altra cosa. È stata una partita che abbiamo potuto portare il tamburo ed è stato veramente fantastico tornare ai vecchi tempi. Veramente ha fatto la differenza nel tifo, nonostante non fossimo lì in migliaia, ma poche centinaia, però solamente con un tamburo abbiamo fatto veramente un salto di qualità, parlo di tifo, veramente spettacolare, poi con le bandiere e tutto il resto, cioè sono strumenti che veramente per il tifo fanno la differenza, un tamburo, un megafono, bandiere, ma anche gli stessi fumogeni che colorano la curva, cioè è veramente, cioè non so. E anche a livello, cioè è una cosa che dovrebbe essere di interesse anche delle società, perché comunque sia un tifo fatto in un certo modo dà più spinta alla squadra. No, beh. È proprio una cosa che mi è stata anche detta da giocatori, che alla fine quando c'è comunque sia un tifo più organizzato, quindi c'è la possibilità con un megafono, con dei tamburi così, la spinta è maggiore, cioè la carica che dà è maggiore, quindi anche in termini di risultati porta vantaggi. Quindi è una cosa che c'è molte battaglie, molte storture del sistema dovrebbero essere combattute anche dalle società di calcio, perché nel loro interesse è quello che non, che molti presidenti in maniera totalmente miope o che ne so, dolosamente miope, non lo so, non si rendono conto, è che spesso l'intento finale è simile, quindi cioè, avere il ritorno di certi diritti può solo che portare giovamento alla società, sia a livello di risultati e quindi poi a livello economico e tutto il resto. Cioè. No, hai ragione, infatti vedi che il presidente dell'Atalanta e il direttore generale hanno firmato senza nessun problema. Ora, se dovessimo noi proporre una cosa del genere, manderemo Franca da Ragazzoni a chiedere se vuol firmare. Probabilmente dirà che il futuro è zero tamburi. Anche al circo, anche il rullo di tamburi al circo verrà tolto perché non è più di moda. Però adesso questa è una bella iniziativa, non è che perché l'hanno proposta al di là dell'olio, cioè la si debba, non mi viene il termine insomma, però cioè, va presa in considerazione, infatti. E io mi auguro davvero che la riescano ad ottenere, perché se la ottengono loro c'è buona speranza che poi in altre città, compresa la nostra, ci si possa arrivare. Poi che sia partita da loro anziché da noi, anziché da qualcun altro, poco importa. L'importante è il risultato finale, esatto, che si torni con gli strumenti del tipo. Quindi è una buona iniziativa e spero davvero che vada a buon fine. Mi fermo, c'è la pubblicità, poi finalmente vedremo il servizio che abbiamo realizzato sugli spalti sabato in occasione di Brescia Ternana, con spalti davvero colorati. Se ve la siete persa, ve la facciamo vedere noi fra poco. Service, gli esperti nell'allestimento di feste e fiere, offrono un servizio completo di qualità nella vendita e noleggio di strutture e impianti in grado di sviluppare qualsiasi allestimento che avvi in mano. Tendo strutture per feste, matrimoni, magazzini e mense, gazebo, impianti di riscaldamento e condizionamento, illuminazioni, palchi, pavimentazioni, piste da ballo, tavoli, sedie e set birreria, casette e chioschi in legno e stand fieristici anche personalizzati. FD Run Service a Nuvolento in via Trento 79, telefono 030 69 15 353, sito internet www.fdrenservice.com, indirizzo mail info@fdrenservice.com. Scegliere FD Run Service significa assicurarsi la buona riuscita di ogni evento. Conosco una ragazza di Torino che ha un occhio mezzo vuoto, un occhio pieno, e parla sempre di partire senza posti in cui andare, prendere soltanto il primo volo
siamo chi siamo. Siamo arrivati qui come eravamo. Abbiamo parcheggiato fuori mano. Si sente una canzone da lontano. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai a non aver capito. Poi ci fu una distrazione, o forse fu un'insolazione, a dirmi non c'è niente da capire. Di tutte quelle strade, averne presa una, per tutti quegli incroci, nessuna indicazione. Di tutte quelle strade, provarsi a farne una, qualcuno ci avrà messi lì. Siamo chi siamo. Un giorno c'era un doppio arcobaleno, un giorno ci hanno attaccati al seno, un giorno ci hanno rovesciato il vino. Siamo chi siamo, siamo arrivati qui come eravamo, abbiamo parcheggiato fuori mano. Non chiamare più che ti richiamo. Conosco una ragazza di Salerno che non ha mai tirato giù. Siamo arrivati qui come eravamo.
mi sento una canzone da lontano, potresti fare solo un po' più piano. Riprecisiamo che le torce e i fumogeni sono fuori dallo stadio, molto lontano dallo stadio. È quindi meglio rimarcarlo sempre, perché magari qualcuno fa orecchie da mercante. Ecco, molto lontano dallo stadio. Però insomma ci sei divertiti, dai, poi coreografia bellissima, va detto. Il pubblico sabato ha fatto la sua parte alla grande, un bellissimo spettacolo nei due settori popolari. Esatto. Sì. Quindi insomma, da questo punto di vista i tifosi la loro parte la stanno facendo alla grande. Speriamo che anche la squadra domani sera si sblocchi e comincia a vincere, perché adesso a ottobre ci tolgono anche i tre punti e bisogna cominciare a vincere e risalire la china. Risaliamo la china. Allora, da casa c'è un messaggio che riassumo perché sono toni un po' forti, però c'è qualcuno che dice che se c'è chi va allo stadio con coltelli e pistole non si può pretendere che poi Alfano non faccia di tutta l'erba un fascio, però a maggior ragione invece vanno fatti dei distinguo, no? No, cioè, è proprio, cioè, il contrario. Uno usa la pistola. Anche perché alla fine, ragionando tipo da consenso civico, la forza dello Stato è proprio quella, di non rispondere, diciamo, in maniera così discriminatoria, ma rispondere con giustizia, con equità. Alla fine questo è, cioè, la forza di uno Stato è quello, cioè il fatto di riuscire a far prevalere i valori di diritto su cui si fonda, cioè è sempre così, altrimenti allora a quel punto lì possibilità di fare di tutta un'erba un fascio in situazioni ben più pesanti dello stadio ci sono sempre state. Certo. Alla fine, e invece no, cioè la Repubblica Italiana si fonda su certe basi, e tra queste basi c'è il fatto di essere comunque tutti uguali davanti alla legge, e che la responsabilità sia personale, che comunque sia, non esistano delle vendette, cioè non esiste che lo Stato si vendichi, si può vendicare il singolo cittadino, e poi nel caso in cui commetta dei reati può pagare per quello, ma no, lo Stato non si può vendicare, lo Stato deve sempre ragionare da Stato e quindi andare in senso di equità e di diritto, e quindi non esiste che, siccome allo stadio c'è qualcuno che è totalmente distante da tutto ciò che ho sempre pensato io allo stadio, cioè pensare di andare allo stadio con un'arma da fuoco addirittura, è proprio una cosa che non ha niente a che vedere. Ma a maggior ragione deve essere punito chi fa questa cosa, non chiunque alla fine decida di andare allo stadio. Non, certo, esiste. Perché allora mi viene da pensare, siamo alla vigilia dei fatti di Verona del 2005, era il 24 settembre, allora se si dovesse ragionare così, chi ha ridotto Paolo Scaroni in quelle condizioni, a parte che non si è trovato un responsabile, ma a maggior ragione facciamoli pagare tutti. Ma sbagliato. Per esempio, la richiesta del numero identificativo da parte delle forze dell'ordine va proprio in questo senso, va proprio nel senso di pretendere equità, nel senso che in questo caso specifico la tendenza è di mascherarsi dietro una divisa tutti vestiti uguali e quindi di farla franca tutti insieme, ok? Ma secondo me ne andrebbe nell'immagine della polizia che la presenza di un numero identificativo permette di prendere i responsabili veri e quindi di assolvere automaticamente tutti gli altri. Altrimenti, a quel punto lì, allora, come dicevi tu, la situazione si può ribaltare. Allora si può dire, allora tutti quelli che indossano una divisa sono dei criminali. Ma siccome non è così, e l'abbiamo sempre detto, in tutte le sedi, alla fine è fondamentale che vengano prese le singole responsabilità, e quindi proprio nel rovescio della medaglia io potrei dire a chi ha mandato questo messaggio: allora voglio che a Verona tutti i poliziotti che c'erano vengano condannati. Ma non è giusto che sia così, è giusto che vengano condannati tutti quelli che hanno fatto degli errori, e quindi a quel punto lì, ribaltando la faccenda, io dico: io preferisco che ci siano tutti i poliziotti con il loro numeretto, in modo che quello che si è comportato da poliziotto serio
va avanti a fare il suo lavoro come è giusto che sia. Quello che invece ha avuto atteggiamenti e comportamenti criminali venga condannato. La responsabilità personale, sempre. Certo. Allora, prima di chiudere, abbiamo ancora qualche minuto. Prima si parlava di Tavecchio. Devo dire che comincia a starmi simpatico, sì. Tavecchio, perché ha avuto delle esternazioni a poche settimane di distanza l'una dall'altra che cominciano a farmelo piacere. Non lo so se lo fa per interesse, se lo fa perché è convinto, però, Barbara. La fisici di Tavecchio, nel giro di un triennio, intende dare una drastica sforbiciata al numero di club professionisti. No, no, non era questa. Non era questa. Leggiamo l'altra. Questa riguarda la Lega Pro, ma... La sforbiciata è tipo... No, quella l'argomento che tratteremo un'altra volta. Tavecchio fa le sforbiciate. Tavecchio fa le sforbiciate. Ma perché me lo sono immaginato. Esatto, che va la sforbiciata. Gliel'ha insegnato Optipo Ba a fare la sforbiciata. Quello che secondo me mangiava le banane. A forza di banane faccio di quelle sforbiciate. Sulla buccia di banana. Sulla sforbiciata. È colpa mia, Barbara. Nel mio programma elettorale ho subito identificato il rapporto con il tifo. Le misure devono colpire nella forma ma anche nella sostanza. È facile colpire dove non c'è nessuno in trasferta, ma questa è una sconfitta del sistema. Lo ha detto il presidente della FIGC, Carlo Tavecchio, nel corso della sua audizione nell'ambito dell'esame del disegno di legge in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive. Questo inasprimento, aggiunto Tavecchio, è stato imposto dalla recrudescenza degli ultimi avvenimenti. Riteniamo che tutte le misure di contrasto abbiano dei risvolti migliorativi, ma anche che i provvedimenti adottati vengano incontro all'attività di contrasto studiata. Per quanto riguarda la cultura generale, va fatta una valutazione a mio avviso più ampia. Nel suo intervento, il presidente federale Tavecchio prende di mira anche la tessera del tifoso, che così come è concepita andrebbe rivista. La tessera del tifoso è di difficile interpretazione, dice Tavecchio. Io sono un istituzionale per natura, devo difendere l'incolumità delle persone serie, che sono quelle che lo sostengono. Abbiamo migliaia di soggetti che pagano fior di quattrini per andare a vedere le partite e poi vengono sanzionati involontariamente. Se ci sono 10 disgraziati, ora pagano anche gli altri 90. Successivamente, in una nota, il numero uno del calcio italiano ha aggiunto: il decreto ha un aspetto molto importante, che è quello teso ad allontanare i violenti dagli stadi. La formula del DASPO consente di raggiungere questo obiettivo, ma come federazione siamo sensibili nell'individuare forme propositive di dialogo con la parte sana della tifoseria, così come saremo sempre disponibili a proseguire nel confronto e nella collaborazione con tutte le istituzioni. Quindi, dopo aver detto, poi la notizia che cercavamo, che ci siamo persi, che la discriminazione territoriale andava abolita e che non esiste più, adesso dice che la tessera del tifoso andrebbe rivista, che non si può continuare a vedere le trasferte vuote senza gente e che non puoi colpire persone che non hanno fatto niente, cioè che se 10 sbagliano non puoi colpire anche gli altri 90, sostanzialmente. Quindi, condivisibile. Quindi Tavecchio comincia a diventarmi simpatico. Ha detto cose giuste, no, non perché viene a nostro favore, ma è la realtà, non puoi punire tutti perché uno sbaglia. No, anche perché, insomma, ci sarebbero mille esempi da fare. Esatto. Che scrivono da casa, Barbara. Come avete spesso rimarcato voi in trasmissione, lo Stato non colpisce tanto i criminali e gli assassini, ma piuttosto coloro che non si piegano mai, a testa alta, sempre. Poi? Ma perché deve sempre prendersi gli applausi anche la mascotte? Ciao a tutti Nicola, Claudio, bella la camicia. La camicia è carina davvero. Grazie. E la mascotte, vabbè. È l'abito. Ah, perché si vede. Perché nelle immagini si vede che viene sempre sotto il pubblico, prende applausi. Vabbè, insomma, è la mascotte. Si sente importante. Magari se non mettesse la maglietta rossa sarebbe meglio. Ecco, beh, sì, un consiglio possiamo dare, quella blu. Non so, magari il Brescia ha tagliato, ha fatto una sforbiciata come Tavecchio. Io quando ho visto il banchetto delle maglie del Brescia sabato, sono inorridita davanti a quelle verde, quel verde metà tra il pisello e il pistacchio. Sì, il verde effettivamente. Cioè, quelli che studiano le terze maglie, veramente, io non so, si vede che dormono male la notte, ma mangiano peperonata la sera, di notte hanno gli incubi colorati, si svegliano e vabbè. Allora, prima di chiudere, c'è una notizia che arriva da Cava dei Tirreni. Quella di 2 settimane fa, tra Cavese e Manfredonia, era partita Pro Diffidati.
La tifoseria cavese, infatti, reduce dalla trasferta di Battipaglia, in cui ci sono stati scontri a fine partita e Aspo Raffica, decide di esprimere vicinanza a quanti si ritrovano a fare i conti con la legge. Se la curva che distinti, all'inizio del match, dedicano i loro assenti forzati dallo stadio diversi cori di sostegno, esponendo uno striscione per parte, la curva recita il proprio pensiero con un onore a chi ci crede e difende la sua fede, diffidati non mollate, mentre il settore distinti apre la stagione con sempre avanti a testa alta, diffidati con noi. Ciliegina sulla torta la presenza degli ultras manfredoniani, sopraggiunti in una trentina di unità. Anche loro dedicano una parte della loro prova ai diffidati, sia dal punto di vista corale che da quello scritto. Il contenuto del loro striscione saluta con ogni probabilità il ritorno di un amico dopo una diffida. Per i cavesi c'è da segnalare uno striscione riguardante l'uccisione del giovane Davide Vifolco da parte di un carabiniere a Napoli, citando casi simili come quello di Stefano Cucchi e Federico Aldrovandi. Salutiamo i ragazzi di Cava che ci seguono sempre. E notizia dell'ultima ora, mi sono dimenticata quando parlavamo del Brescia, è stato fornito il dato degli abbonamenti, dovrebbero essere 5.500 mi pare. Dunque è diminuito rispetto a una settimana fa, sì. Erano no, più di 6.000. Prima sì, infatti, la settimana fa erano più di 6.000, sono diventati 5.500. Ma adesso è chiuso la campagna abbonamenti? Non lo so. No, venerdì è detto. Non lo so. E pare che le presenze dello stadio di sabato fossero 5.400 e io mi chiedo come fanno a stabilirle. Io ho guardato i tornelli che davano circa 4.600. Mi dicono che a volte i tornelli non funzionano e che a volte ti aprono, quindi non ti legge il biglietto. Vabbè, vogliamo aggiungerne 200, 300? Ma se i tornelli non funzionano, come fanno a stabilire quante persone c'erano? In base a cosa possono guardare i biglietti venduti? Ma chi ha detto che chi ha comprato il biglietto la settimana prima sia venuto o chi ha fatto l'abbonamento sia venuto? Ad esempio di chi ha fatto il voucher, sabato ne mancavano diversi, perché lavoravano, cantine aperte, noi ne abbiamo tanti da Franciacorta. E quindi, per cui io vorrei veramente tanto sapere, ho sta curiosità di capire come fanno a stabilire quante presenze c'erano. O qualcuno li conta? A Brescia le presenze è sempre stato un mistero. Basti vedere sui giornali, non comunicate le presenze. Adesso le comunicano, però i dati non tornano. Mi dicono, i tornelli non sono fedeli. E allora di chi ci dobbiamo fidare? Eliminati i tornelli. Va bene, siamo arrivati in fondo. Ricordiamo che domani sera il Brescia gioca a che... A 8:30 se non sbaglio. Dovremmo essere alle 20:30. Siamo informatissimi noi. Comunque noi siamo presenti. Se arrivi a 20:30 non sbagli, anche se a 20:45, aspetti. Però mi raccomando, fate il biglietto prima. Perché sì, sì. Se andate a vedere Vasco Rossi, lo fate prima. Va bene, ricordate, domani sera c'è la partita, comunque è importante esserci perché è un momento davvero delicato e quindi stiamo vicini al Brescia, anche perché noi magari siamo sempre molto critici nei confronti della società, ma assolutamente sempre vicini al Brescia e credo sia stato dimostrato perché si è sempre fatto il tifo anche l'anno scorso, anche quando le cose non andavano bene, anche quando magari tanti tifosi fischiavano, contestavano, noi abbiamo sempre fatto il tifo, abbiamo sempre sostenuto la squadra in ogni caso, quindi la squadra secondo noi va sempre sostenuta fino alla fine, fino a quando c'è la possibilità di farcela, per cui venite allo stadio, insomma, vedrete che non farete le code. Adesso gli sportelli che prima erano 2 sono diventati 4. Quindi insomma armatevi di pazienza, se ce la fate venite. Siamo arrivati in fondo, noi ci rivedremo il prossimo lunedì sempre a partire dalle 20:20 sui canali di RTB Network. Ricordo che il martedì sera siamo in replica, ma solo fino alla fine di settembre, martedì sera in replica anche sul canale 72. Da ottobre, segnatevelo, il martedì sera saremo in replica solo sul canale 213. Però potete vederci il mercoledì mattina alle 4, se vi alzate un po' presto, oppure il mercoledì pomeriggio alle 15:30, oppure potete rivedere la puntata sul canale YouTube 12esimo in campo. Saluto Valentina che ha attraversato l'olio questa sera per essere con noi, grazie Valentina. Grazie a voi. Torna a trovarci se vuoi. Va bene, volentieri. Grazie Vali. Silvano. Grazie per avermi ospitato e saluto il mio gruppo e in particolare saluto Nicolò e il Fore che sono due ragazzi che hanno appunto fatto cantine aperte e ieri sono andato a trovarli. È stata una bella giornata. Ha avuto gratis. Ha salute, capito? È stronzo. Però le cantine domani sono chiuse, quindi... Comunque domani saranno anche loro presenti. Aspettiamo lo stadio, va bene. Claudio, il tuo erede cresce bene? Sì, sì, compie gli anni dopo domani. Ah, è vero, sì, mamma mia.
Grazie Claudio per essere stato con noi. Grazie a voi e saluto a tutti. Torna a trovarci presto. Cara Barbara. Grazie davvero a tutti, ci vediamo settimana prossima. Grazie per essere stati con noi, ci vediamo il prossimo lunedì, ricordatelo, a partire dalle 20:20, ma il prossimo appuntamento comunque è martedì sera allo Stadio Rigamonti per la partita Brescia-Virtus Lanciano. Mi sono preparata. Grazie ancora, buon proseguimento di serata, ciao! Ci sarò lì.